l'estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inferno. Ma guarda, ma guarda, se sposto l'alfiere scopro il re. Se lo lascio lì perdo l'ultima torre, se sposto il cavallo mi mangi la regina, è matto, hai vinto tu come al solito. Matto e in tre mosse, umiliata, senza possibilità di redenzione. Di e pensare che ero riuscita anche a mangiarti la regina. Come l'hai mangiata? Io te l'ho regalata e tu non avresti dovuto prenderla. Questo si chiama il sacrificio della donna, una delle trappole più antiche degli scacchi. Rivincita? No, per carità, non ho mica il gusto del martirio io. Che ore sono? È mezzanotte, l'ora giusta per bere qualcosa. Vuoi un drink? No, per carità, mi brucia lo stomaco, mi fa male. Vodka, due dita. Bravo. Io non riesco proprio a capire come fai a giocare così bene a scacchi. Eppure gli scacchisti sono tutti così sorpallidi e macciati, poi misteriosi. Io non gioco bene a scacchi, io sono imbattibile a scacchi, che è una cosa diversa. Tu hai giocato veramente male. Ma sì, perché sono un po' stanca. E così pare farti 100 chilometri andate e ritorno nella stessa giornata per andarti a fare la ceretta da quell'associazione a delinque. Guarda che quello lì è il miglior centro estetico di Milano. Poi fra l'altro meno male che avevo prenotato perché era pieno di gente, pieno. Ma sì, pompieri immagino, no? Pompieri? Perché? C'è stato un incendio. Un incendio? Sì, l'ha detto in televisione, ha bruciato tutto il palazzo sopra il centro estetico. Beh, pensavo te ne fossi accorto, a meno che non pensassi che l'odore di bruciato erano i peli della ceretta. Ma ci sono state delle vittime? Una sola. Eccola qui. Oddio, mi spiace. Guarda, mi spiace veramente, Gilberto. Io avrei dovuto raccontarti tutto tanto tempo fa. No, non ti preoccupare, Io lavoro in televisione, giusto che venga a sapere dalla televisione che sono cornuto. Chi è il vincitore? Volodia Smirnov. Un extracomunitario, proprio la diamo via tutti come non ci fosse un domani. Bene, lo conosco. Ma sì, ci siamo conosciuti, guarda, a quella cena all'ambasciata tempo fa. Ti ricordi? Quella sera allucinante che qui mi ha obbligato ad andare, dove c'è stata una rissa che è finita litigando con quell'idiota che era di fianco a me. Beh, tu eri ubriaco, l'hai quasi ammazzato quel poveretto lì. No, c'è stata una discussione sul numero dei gradini della Torre Eiffel. Quello non c'era mai stato sulla Torre Eiffel. Io sì. Sì, ma con l'ascensore. Perché cambia il numero dei gradini, scusa. No, no, non dirmi che era lui, ma ti prego. Ma no, quello lì era cileno. Volodia è russo. Scusa un attimo, io avevo l'ambasciatore della Cina, cos'era, quello alla mia sinistra, della Thailandia, poi c'era un polacco, ma dov'era questo diavolo d'un russo? Era proprio di fronte a me, dietro a un candelabro, io vedevo soltanto i suoi occhi. Ma sì, cos'è, ti faceva a piedino di porco sotto il tavolo lui? No, perché non è nel suo stile, lui mi corteggiava, sì, ma con lo sguardo, una roba. Ma sì, e che cosa fa questo qui, oltre che... a corteggiare le donne degli altri attraverso i candelabri. È un principe lui, amministra i beni della sua famiglia. Ma un nobile, essere cornuto un nobile è un avanzamento di grado, dovrei essere contento. No, no, ma ho capito chi è quello lì, era una specie di energumeno vestito da Davy Crockett, da piccolo esploratore. Ma no, aveva anche l'aria simpatica, ha passato tutta la sera a dirmi che le mie trasmissioni sono le uniche che lo fanno divertire. Eh sì, perché tutti ti trovano molto divertente, sai Gilberto? Il mio indice di gradimento è uno dei più grossi in televisione, e anche l'indice d'ascolto è uno dei più grossi, ma evidentemente il suo è più grosso del mio. Immagino che ti abbia telefonato subito dopo. Ma no, il giorno dopo, sì, una telefonata, 40 minuti. Ma sì, cos'è, balbuziente anche?
Immagino avesse molto da dirti. Ma no, mi ha chiesto di andare a cena con lui, ma io ho rifiutato. Ah, guarda, ho rifiutato. Così per 18 giorni. Beh, 18 giorni non è male, se pensi che Napoleone è resistito solo 2 giorni durante l'incendio del Cremlino. E quando è che sei crollato definitivamente? Ma no, 3 settimane dopo, quando ho accettato di andare a cena con lui. Era un martedì, peraltro io non esco mai il martedì perché non mi piace. Ma scusa, io dove ero quella sera? Eri a cena col tuo editore. Certo, il cornuto ignaro, questo sarebbe un nuovo titolo interessante da portare. Scusami, ma quella era la sera in cui tu mi avevi detto che saresti andata all'opera con tua madre. Sì, no? Sì, era quella sera lì, sì. Ah, sì, perché anche lei è parte del complotto. Ma chi, la mamma? Ma non ti permettere. Lo sai che la mamma ti adora. Io le ho detto che avevo mal di testa e è andata all'opera da sola. Fra l'altro era vero, avevo un grande mal di testa, perché Gilberto, per una donna, non è mai facile in quei momenti. Lo so. Devono essere momenti terribili quelli. Ti sono molto solidale, guarda. Volovia hai detto? Sì, Volovia. Sì, l'ho detto bene, Volovia. Sì. Addio, Volovia, addio. Ma che cosa fai, Gilberto? Niente, mi lancio qui dal tavolino di grande design di testa e mi suicido qui in soggiorno. Senti, ma tu quando è che hai cominciato ad avere dei dubbi su di me? Subito, la prima volta che t'ho visto, guarda. Subito, mi sono detto, quella è troppo bella, troppo bionda, troppo, non so, ricca, a quella specie di festa di beneficenza in cui ero stato invitato, dove tu vendevi all'asta dei patanegra, dei prosciutti. Eh sì, e te come un cretino venivi lì la mattina, compravi un prosciutto e te ne andavi, poi prosciutto e te ne andavi, così per 3 giorni di fila. Certo, 7 prosciutti, 7 patanegra ho dovuto comprare per avere il tuo numero di telefono. E poi quando ho fatto l'esame del sangue, dopo un mese avevo 3,80 di colesterolo. Sì, mi ha tolto il sangue, non è uscito sangue, è uscito del pongo invece. Però guarda, giuro, è pazzesco, rischierei ancora l'infarto per te. E dopo quella volta lì, mai un sospetto? No, mai, fino all'altro giorno in cui la mia segretaria è entrata per sbaglio in un'agenzia di viaggi e mi ha detto, guarda, cito le tue parole, che ti aveva visto sotto braccio insieme a una specie di Romeo sovrappeso vestito da caccia alla volpe. E siccome tu mi avevi detto che eri a colazione con la tua amica Evelina, io mi sono detto, o Evelina è diventata un uomo e ha preso 80 kg o sei cornuto, fine. Ma in tutti questi anni di matrimonio tu non hai mai pensato che potesse accadere a me, eh? Perché l'angoscia non è una tua specialità. No, ma poi ho sempre pensato di essere il tuo riferimento erotico, un po' come il metro, quello conservato al Louvre, no? Il tuo Aguirre, furore di Dio. Cioè, una volta ho avuto un sospetto, quella... Ti ricordi durante quel torneo di tennis per uomini in andropausa, dove io stavo sistemando il tagliabue 6-0-6-1 e ti ho visto arrivare di corsa, contenta, ma così contenta che mi sono detto, ma perché è così contenta questa qua? Ecco, quella era una buona domanda da porsi. Ma no? Beh, infatti mi sono detto, adesso finisco la partita e poi approfondisco. E invece non hai approfondito, tu non ti sei accorto di niente, neanche quando mi hai trovata seduta sulla panchina del circolo a piangere. Cosa pensavo che avessi visto, non so, un fenomeno della natura che ti commuoveva, con quella volta che hai visto l'aurora boreale a Malmöve. A Faröer. A Faröer, dico quella mia. Perché in Brianza ci stanno le aurore boreali? Non lo so. Ma tu dici? Magari avevi visto una gatta che allattava i vicini, oppure, non so, un coniglio d'angora rosso che straiato nel prato verde. Tu lo sai che il tuo psichiatra, il tuo dottore ti ha detto che i fenomeni, i colori distonici ti possono creare problemi depressivi. Poi dimmelo, su, perché piangevi, su? Piangevo perché... perché avevo accettato di andare nell'appartamento di Volodia. Piangevo perché sapevo che cosa sarebbe successo. Piangevo dalla vergogna, sì, dalla vergogna. Ma tanto tu queste cose non le puoi capire. Ma non è vero, io lo so, deve essere durissimo essere la moglie di un cornuto, amore. Gilberto, queste tue battute comiche te le tieni per la tua televisione volgare, va bene? Io non ti avevo ancora tradito. Sarebbe bastato un gesto, una parola, io non l'avrei mai fatto. Guarda, io non aspettavo altro. Ma guarda, anch'io... E allora dovevi essere più attento! Dovevi indovinare, dovevi capire, dovevi intuire... Indovinare? Cosa sono? Nostradamus? Intuire! Se tu sapessi che cosa ho dovuto passare per resistere all'insistenza di Volodia, io mi sentivo come sull'orlo di una voragine, con la voglia di buttarmi dentro, ma anche con la paura di buttarmi dentro, mentre te continuavi a essere l'uomo più simpatico della televisione italiana. Ma è vero, cosa devo farci, scusa, ma poi come potevo pensare che la vista di un principe russo ti stimolasse al lancio nel burrone? Perché non avevo ancora visto lui. Ma che cosa ha questo? Non l'avevo ancora visto, io lo sapevo che dovevo stare attenta, io me lo sentivo. Fra l'altro stavo anche rileggendo l'Anna Karenina. No, ma ti ha detto il dottore che non devi rileggere i russi. Sì, che perché Vronsky... Ecco, Vronsky... No, Volodia, uno degli uomini più affascinanti di tutta Krasnoyarsk.
tutta Krasno. Cos'è Krasnojarsk? Cos'è uno scioglilingua russo, amore mio? No, caro, un avamposto mongolo ai confini con la Russia. Lo sai che lui, il Volavi, ha già avuto 3 ex mogli, tutte e 3 bellissime. Ah, che bravo, tutte e 3 insieme o una? No, caro, una alla volta. Però adesso è libero, sai perché? Perché la Sacra Rota ha annullato i matrimoni. Vabbè, certo, in potenza coeundi si chiama. Invece con te immagino un carro armato dell'esercito russo. Non si ferma mai. Che uomo volgare che sei, ma che fai? Ti ci diverti proprio. Guarda, sinceramente oggi un po' mi sforzo. Mi chiedo se sia stato veramente un colpo di fortuna che la mia segretaria sia entrata in quell'agenzia di viaggio. Ma cosa ci faceva quella lì? Ma non lo so, si stava comprando un viaggio per andare in Francia in vacanza. Anzi, probabilmente vi troverete tutti e 3 insieme a Parigi. Potreste ricontare i gradini della Tour Eiffel. Non capisco perché parli al plurale, perché dici vi incontrerete. Io non parto mica, parte lui da solo. Ma no, ma non avete comprato 2 biglietti in vagone e letto per Parigi? Ma no, lui volava degli affari, da sbrigare a Parigi, parte da solo. Ma da solo? Cosa fa? Dormire un po' sopra e un po' sotto il vagone elettrico. E va bene! Va bene! Partiamo insieme domenica sera. Domenica? Scusa, che quando pensavi di dirmela questa cosina, così? E vabbè, lunedì. Cioè, oggi è venerdì, cioè tu mi avresti detto il giorno dopo che eri partita il giorno prima. Non fare tragedie, su, ti avrei chiamato dal treno. Ma pensi che non mi sarei accorta che partivi? Ogni volta che vai via sembri un'emigrata con 6 valigie. No, questa volta sarei partita senza niente. Solo uno chatouche di cashmere. T'avrei detto che sarei andata 2 giorni dalla mamma. Certo, la mamma c'entra sempre. No, tu non la devi nominare. No, scusa, certo, la mamma mi adora. Io ho sposato la figlia, ma mi ama la mamma. Come sono fortunato io, come sono... Immagino che vorrai il divorzio, no? Ma Gilberto, non lo so, hai qualche altra soluzione? Guarda, mi piacerebbe tanto averne una, ma al momento non ne ho, se non una piccola riflessione che ormai, insomma, sta andando a pezzi anche tu, insomma, non sei più di primo pelo, no? Grazie, Gilberto. Tu scegli. Però sappi che si invecchia velocemente sulle isole deserte. Guarda, se per quello sono anch'io un vecchio cavallo al 60° giro che mi alzo mai 3 volte per notte per andare in bagno. Cominciare, con la parabola del vecchietto, perché com'è non attacca. E gli orfanelli? Chi si occupa degli orfanelli? Gli orfanelli hanno 22-24 anni. No, a parte che i 24 di oggi sono i 12 di una volta, che non escono dalla cameretta neanche a con una mazza da baseball. E poi tu li stai abbandonando, guarda, finiranno drogati, abbandonati dalla mamma. Sì, è così. Perché cosa credi? Il divorzio dovrebbe essere proibito per legge dopo i 50. Ma guarda che io non abbandono loro, abbandono te. Loro verranno a vivere con me in Bologna. Sì, ma sì, certo. Ma mi spieghi cosa vuoi? E di te non me ne importa niente, sì, va bene? Certo. Di te non me ne importa niente! Certo, andrò a vivere con del Volodia. No, di te tu non me ne importa la solitudine. No, no! Allora cosa? No, di te non mi importa niente perché la mia assenza peserà sulla tua vita quanto la mia presenza, cioè zero! Non ti sono mai servita a niente, Gilberto! Cosa ha lui più di me? Lui ha 20 anni meno di te. Cos'è, una delicata allusione allo stato di deterioramento della mia prostata? No, il tuo problema è che non sei un deteriorato, tu sei un bugiardo. Ma scusa un attimo, voglio chiederti una cosa, perché tu dici che non sono mai servito a niente? Io non ti sono mai servita a niente! Come? Mai? Mai? Perché all'inizio c'era una bella passione, un'intesa fra me e te. Vabbè, comunque, per quelle robe lì, per il sesso. Un'intesa erotica, sì, la prima settimana non era male, poi dopo mi sono rallentato un po'. Comunque, tanto per quella roba lì fuori è pieno di belle ragazze che non vedono l'ora e poi per te è una Dante che ti accompagna i giardinetti, da qua che parte la trovi. Ma senti, mi spieghi che cos'ha questo qua più di me? T'ho detto ancora, c'ha 20 anni meno di te. Vabbè. Comunque questo è inaccettabile. Cosa ho fatto io di male nella vita per meritarmi questo? Forse qualche volta ti ho detto qualcosa che poteva essere vero o non no, vero. No, tu sei un bugiardo patentato. Io? Questo è inaccettabile. È inaccettabile. Allora parliamo di quella famosa nottata. Passata a giocare agli scacchi col geometra Mantegazza. Ma che Mantegazza è uno dei più grandi scacchisti che ho incontrato nella mia vita. Sì, guarda. Ma anche il più lontano, visto che in quel momento lì si trovava in Australia. Ma questo è un problema, pensa, che non ho mai risolto. Come potesse essere a Milano e a Sydney contemporaneamente. È un problema di fisica quantica. A volte il teletrasporto lo studierò per questo, capisci?
E poi guarda, posso dirti una cosa? Vista la differenza di età fra voi due, io penso che passata questa fiammata iniziale, piuttosto che portarti via un altro weekend, preferirà di andare a fare la caccia al muflone. Ma lasciamo perdere, guarda Gilberto, per una volta che nella nostra vita avremmo potuto parlare seriamente, neanche il giorno che ci stiamo lasciando, tu Gilberto sei un pagliaccio. No, non sono un pagliaccio, sono un vecchio ebreo con un disperato senso dello humor. Pensa, ho imparato a fare il pollo al forno senza pensare a mia nonna deportata. Pensa come sono avanti. Allora me lo spieghi o no che cos'ha? Questo più di me, cos'è una pornostar russa? È innamorato, è attento, è fedele, è riconoscente, è commosso. Ma commosso, magari c'ha la congiuntivite, non lo so. E poi emozionato quando mi vede arrivare, emozionato quando mi vede andare via, emozionato quando mi parla, emozionato quando mi guarda, quando mi tocca. Ma essere emozionato è uno psicolabile, uno così, però c'è bisogno di essere un amante del settore psicolabile per stare con uno che è sempre emozionato. Poi mi spieghi in quali condizioni igienico-sanitarie pensi di fare vivere le creature di Dio quando le porterai via? Spero che abbiate un piccolo giardino, non so, anche una gabbia per criceti, li mettete la mattina con la ruota e loro si allenano, no? Hanno migliaia di ettari di bosco in Lucania. In Lucania, si vivrà in una villa di 30 stanze, ti basta? Cos'è, un manicomio criminale o un albergo? Ma no, è la villa di famiglia degli Smirnov, tu pensa che la mamma vive ancora lì, eh? Dalla Mongolia alla Lucania, vedi che c'è il teletrasporto, vedi? Bene, e come pensate di raggiungere il primo centro abitato per portare i bambini a studiare? Avete organizzato dei muli, degli sherpa? Smettila di fare le tragedie, anche i figli di Volodia vivono lì. Ah, tutti insieme, non avevo capito, un'allegra famiglia, tutti insieme, e in quale lingua comunicheranno? Cosa c'è? Un traduttore dal lucano al russo? No, scusa, non avevo capito, certo. La Lucania è famosa per le università di lingue. Guarda, se ne frega tanto, sarà tutto ipotecato, quello lì è pieno di debiti. Cosa ipotecato? Tutto, la mamma, la Lucania, la nonna, tutto. Quello lì sarà pieno di debiti, dopo tre divorzi pensi che gli sia avanzato un rublo, niente. Guarda che qui ti sbagli, caro, perché tutte e tre le ex mogli, pensa, si sono tutte e tre risposate. Cioè, non solo riesce a divorziare, ma le fa anche risposare, un genio questo. Un genio assoluto, ma come posso competere con uno così? Tu avresti potuto competere se fossi stato un altro genere di uomo. Perché quando io sentivo di non essere abbastanza forte per resistere alle insistenze del Volodia, io te l'ho detto quel giorno, me lo ricordo benissimo, Gilberto, ti prego, portami via lontano. Tu l'hai preso per un capriccio e ti sei rifiutato. Ma sarebbe stato del tutto inutile, mentre io bevevo una birra, tu avresti immaginato Volodia sorseggiare dello champagne, mentre io stavo seduto e tiravo lo sciacquone del cesso. Tu avresti immaginato Volodia vestito di seta rossa suonare l'arpa birmana e recitare dei versi di Pushkin. Sarebbe stato inutile e impossibile, capisci? Molto meglio seguire madre natura, la grande madre natura che sa ogni cosa. Guarda i cervi, per esempio. Ma cosa c'entra ora il cervo che non capisco? C'entra, non c'è nessun vecchio dieci corna che una mattina non si svegli e al di là delle felci non veda un altro dieci corna molto più giovane di lui che lo guarda fisso, con collo turgido, potente. A questo punto il vecchio capisce che è ora di morire lungo il fiume, combattere o morire. Ma almeno quel cervo lì ha il coraggio di combattere, quel cervo! Ma cosa avresti voluto? Vedere me e Volodia prendici a cornate in Piazza della Scala? Mentre tu appesa al balconcino che canti la Traviata col musino inumidito dall'emozione. Gilberto, che fai? Accetti la sconfitta, ma non è da te. Ma io non solo accetto la mia sconfitta, io vado oltre, io precedo il mio destino. Come Carlo I, che mise la testa sul ceppo della ghigliottina di sua spontanea volontà, prima che gliela tagliassero. Prego, segare, grazie. Guarda che te sei un po' troppo ubriaco, eh? Un po' sempre, troppo mai. Whiskettino preso bene ti rinforza e lava il rene. Allora mi dici come pensi di dirlo ai bambini? Guarda, glielo posso anche dire io ai bambini, però visto questo caso eccezionale, se glielo dicessi te, Gilberto, sarebbe un po' più. Un po' più di lontano, guarda lì. Un po' più divertente, certo. E a questo servono i clown, i pagliacci, giusto? Come povera la mia Lisa che ha scoperto che anche nei momenti di passione, di felicità, ci possono essere momenti terribili, no? Come sarebbe più semplice potersi operare alla coscienza come si fa con l'appendicite, zacco, un piccolo taglio, via tutti i sensi di colpa. No, no, guarda, non ti preoccupare, me ne occuperò io.
Vado a prendere i bambini a scuola e dirò: indovinate dove la mamma si è innamorata di un cervo e è scappata in Lucania. Dai, vieni qua. No, lasciami. Dai, che magari è solo un momento di erotismo. Le ultime urla della menopausa. Gilberto, io e Fologia ci amiamo, va bene? C'è anche una forte attrazione fisica, ma io lo amo, con lui sono felice, va bene! Ma perché, scusa, con me non lo sei mai stato? Lo sono stato, sì, come una cincia allegra in cattività! Una cincia allegra? Cosa c'entra la cincia allegra? Cosa stai leggendo in sto periodo? Uccelli di Roma, amore mio! Senti che la cincia allegra sta lì appollaiata sul ramo al sole, tranquilla, lei esiste, semplicemente, ma io non voglio esistere, io voglio vivere, voglio vivere, io voglio sentirmi la donna del mio uomo e non il suo migliore amico, va! No, scusa, una ferma, qui stiamo buttando via tutto, bambino, l'acqua sporca, qui stiamo buttando via i fondamentali, il nostro primo viaggio di nozze, ma te lo ricordi? 9 giorni alle Maldive, chiusi in una camera d'albergo, che quando sono uscito c'è stata la ola attorno alla spiaggia. Il direttore dell'albergo mi ha dato la targa col Priapo d'oro, ma te lo ricordi? Io mi ricordo che quei 9 giorni è sempre diluviato. No. Ha diluviato, poi mi ha insegnato a giocare agli scacchi. No, ha diluviato 3 giorni a scacchi, tu non hai mai imparato, tra l'altro. E gli altri sei che quando sei uscita balbettavi, non capisco. Vabbè, comunque diciamo che dalle Maldive in poi sei vissuto di rendita, te. Ti sei sdraiato sulla loro. Insomma, hai mai visto un cavallo vincere 2 volte lo stesso Gran Premio? E beh, per esempio, la Juventus vince molti scudetti, uno di fila all'altro. Amore, sono in 11 più le riserve. E poi cambiano squadra ogni settimana. Quello conta con chi giochi la partita. Poi, guarda, ammesso e non concesso che io non sia uno straordinario amatore, comunque non concesso, io ho comunque altre doti. Sì, quali? Beh, sono simpatico, spiazzante, curioso. Ma anche bugiardo, infedele, disattento, cattivo. E lo fai la media. E viene bassa. Un altro giro? No, mi fa male. Vodka, va, 2 dita. Ma perché ridi? No, non rido, sorrido. Ma perché sorridi? No, stavo pensando che solo 10-15 mila anni fa io sarei uscito dalla mia caverna con la clava in mano. Avrei attraversato il cortile, sarei entrato nella caverna del Volodia, gli avrei sfondato la testa con un colpo secco e sarei tornato nella mia caverna serenamente. E avrei risolto questo problema. Invece eccoci qui a discutere dei nostri problemi sentimentali con grande civiltà, con grande intelligenza. È straordinario, non trovi? Il pacifismo dell'alcol, una delle più grandi scoperte degli ultimi anni. Allora, Gilberto, non vale la pena combattere per tua moglie? Quale moglie? Quale? Quella che piangeva lacrime di gioia il giorno del matrimonio o quella che sta scappando come un sorcio insieme al principe consorte? Quante donne ci sono dentro di te, Lisa Ferrari? Mio padre diceva 3. Una fidanzata che spera, una moglie che sorride e una vedova allegra che ride. Dimenticava la quarta, quella che tromba, ma con un altro e non con me. Questa dovrebbe insegnare a scuola, no? Non quante patate produce la Germania, che non gliene frega un cazzo a nessuno. Immagino che avete un piede a terra in Piazza della Repubblica, e no? Infatti, sì, c'è un superattico in Piazza della Repubblica, tante stanze in fila, sembra un treno. Bene, gli daremo un triciclo per andare in bagno di notte. Bene, comunque Piazza della Repubblica la detesto, non c'è il rischio che noi ci incontreremo mai. Gilberto, ti prego, ascoltami. È molto importante che io e te rimaniamo amici. Io e te? Sì, io e te, amici, io ci tengo tanto. Ma anche Volodia, sai, ci tiene molto. Cosa? Ci tiene. Non ce l'ha con me? No. Cioè, non mi serve rancore. Ma no! Ma che bravo sto Volodia! Ma come sono avanti questi russi, che straordinario! Ma è importante, sai, che rimaniamo amici anche per i bambini. Come facciamo se evitassimo di incontrarci? Ma non c'è problema, me li lascia al deposito bagagli della stazione centrale la mattina presto, io li ritiro, te li ridepositi il pomeriggio e li ritiri tu. Non perdere il bigliettino perché un mio amico l'ha fatto, ha trovato i figli a Stoccolma. Completamente ubriaco, Gilberto, tu hai un cattivissimo rapporto con l'alcol. No, è l'alcol che ha un cattivissimo rapporto con me, ma prima o poi ne discuteremo. Senti un po', ma dov'è lui adesso? Il Volodia? Sì. A casa sua, a Milano, perché? A Milano, solo? Sì, solo, perché cosa vuoi sottintendere, non capisco. No, pensavo avesse scongelato la mamma dalla Lucania e l'avesse portata a Milano. Ma no, donna Mercedes a giugno e a luglio passa le acque a Montecatini. Ma chi è donna Mercedes? La mamma del Volodia. Ma non sono russi questi no, qua? No, lei è argentina, fra l'altro era anche una grande tanghiera.
per fortuna, sì, certo, del cuore in Argentina, la testa in Lucania, le chiappe a Montecatini a passare le acque. Come si spargono sul territorio queste russi, Va bene, va bene, va molto bene. Come sono contento, con giornata strepitosa questa mamma. Ma come sono contento, guarda, sono, guarda, fai una cosa, lo inviti qui per il weekend, fallo vedere. Papà, sì. Ma ti sei bevuto anche il cervello? Volodia, gli fa portare un paio di mutande, di calze, sta qui il weekend, facciamo una bella cena insieme, discutiamo degli affari, diciamo, logistico-economici del divorzio, e poi il giorno dopo, invece di partire da sola, che poi ti viene il magone, partite insieme tranquillamente. Cioè, fammi capire bene, tu vuoi che io inviti il mio amante sotto al tetto coniugale, cioè, per poi partire con lui a braccetto domenica mattina, mentre te col fazzoletto fai la tragedia greca? Ma tu hai perso ogni senso morale! No, tu hai perso ogni senso pratico, amore mio. Qui parliamo di un divorzio, non di una festa sorpresa, scusami. E qui dove ha organizzato tutto nei minimi particolari, poi che cosa vuoi da me? Allora continui a dirmi che devo incontrarlo. Bene. Sì, va bene, ma non adesso, dopo. Guarda, dopo ma cosa? Dopo no? Cosa? Dopo che la situazione... Cosa? Dopo che... cosa? Mi sto agitando, devo bere un goccetto. No, non bene più, basta, che ti fa male. Mi sto dimenticando, dovevo darti l'alcol, che col benzo te prendi, quello lì che prendi. Metti le tue gocce di litio nell'acqua, che ti va bene, che ti passa subito, lo sai, ma no? Sì, va bene. 10 gocce che passa tutto, dai. Cosa c'è? Io non sono malata. Tu non puoi pretendere di gestirmi chimicamente. Ma perché? Perché vuoi far vedere quel Volodia? Che cosa bolle in quella perfida pentola? Ma la mia pentola vorrei che dormisse. Ma non è normale, lo sai, no? Non è normale. No, Gennaro sta bene. No, Gennaro sta male. Sta bene, sei tu che c'hai in testa qualcosa. Io niente, amore mio, a parte un enorme paio di corna, tutto il resto. Bene, su questa battuta di sottilissima comicità me ne vado a dormire, sono stanca. Non preoccuparti per il divorzio, perché mi assumo io tutte le responsabilità del caso. Davvero? Sì. Beh, Gilberto, questo è un gesto molto carino anche per i ragazzi, ma come intendi fare? Dimmi. Niente, è un adulterio. Ah, un adulterio, quindi non so, vai a caricare una di quelle bagasce. Ma cosa dici? Che ti battono davanti ai fuochi sulla tangenziale. Ma sono andato sulla tangenziale con le bagasce? Cosa sta a strappare? Lo possiamo fare sotto il tetto coniugale, sarà molto più oltraggioso, trasgressivo. Tu dovresti spararmi, ma non lo farai e scapperai serenamente col tuo amante a Parigi. Ma tu vuoi far venire una prostituta sotto questo tetto? Ma cosa direbbe Gennaro? Ma senti, stai partendo con un altro, porti i miei figli, vai a stare in Lucania, cosa pensa Gennaro? È l'ultimo dei miei problemi! Gennaro ci resta male, guarda che si licenzia! Magari, sarebbe l'unico raggio di sole in questa giornata! Ma dove lo trovi un altro come Gennaro? All'insieme degli orrori, amore, lo trovo! Ti prego, Gilberto, di non parlare con questo tono di Gennaro, perché quando io sono venuta al mondo, ho aperto gli occhi alla vita, Gennaro era lì! Ma non ti sei più ripresa, vorrei ricordarlo! No, scusa, va bene, chiedo perdono, abbiamo toccato la reliquia, chiedo scusa, no? Non ce l'ho con Gennaro, non me ne... Gennaro è parte integrante del mio piano, quando, sì, Gennaro non si tiene in bocca niente, è pettegolo, no? Quando Gennaro verrà a sapere che io ho passato la notte a letto con la pizzicone. Ma chi è sta pizzicone? Senti, tu sei bipolare, questo assodato, lo sappiamo, non c'è problema. Se però ti concentrassi mentre parlo, aiuteresti la conversazione. È la mia segretaria da 2 anni, lo sai, la conosci. Quando lui scoprirà che ho passato la notte a letto con lei, il giorno dopo lo saprà tutta la Pianura Padana, la Lombardia. E quando lui andrà a testimoniare davanti al giudice, e quando il giudice vedrà la pizziconi, il divorzio verrà firmato in 448, capisci? Non ho capito, quindi tu vuoi andare a letto con sta pizziconi? Certo, che così tu da traditrice diventerai tradita. Io lo faccio per salvare il tuo onore. Cioè, tu vuoi andare a letto con la pizziconi, ma non puoi andare a mignotte come tutti quanti. A mignotte te non ci si può andare. Ma scusa, ma come posso portare una lavoratrice del sesso stradale dentro un tribunale, no? Tu sei ancora una donna mediamente potabile, elegante, così, diciamo, i giudici che figura ci farei io? Ma questa pizziconi è molto più giovane di me. Ma sì, potresti essere sua nonna, tranquillamente. Ma tu pensi che accetterà? Certo che accetta. E perché? Perché mi è totalmente devota, fa tutto quello che dico io. Pizziconi, vieni qua subito, dottore. Pizziconi, vada subito, dottore. Pizziconi, vada il caffè subito, dottore. È obbediente, poi lavora in televisione, vuole fare carriera. Lei è entrata strisciando negli studi, poi è arrivata negli uffici, nella fase creativa, poi è arrivata al legale, ora lavora con me. Basta il mio piccolo aiuto, io la metto in direzione generale, al front desk, dove lei offrirà la sua intelligenza a chiunque verrà all'entrata. Che ci sono io in questa casa?
non entra nessuno a pizziconi, va bene? Dai, non faccia scena. Io non lo dire, aggiungo il volante e poi partiamo insieme per Parigi. Una volta che io qui dentro non ci sto più, tu fai quello che ti pare. Poi fanno un telefono. No, vado a dormire, basta. Ti ho detto che non sono d'accordo, è una cosa strana, è molto ambigua, vado a dormire, basta. Comunque non c'è stato nessun incendio nel palazzo sopra il centro estetico. Il sacrificio della donna, una delle trappole più antiche degli scacchi. Scacco, scacco, togli quello, scacco, scacco, scacco. Nessun incendio. Ti ho stanata! Ti ho stanata! Hai osato fare una roba del genere a me? Brutto deficiente! E io, che ero anche preoccupata per te perché sapevo che stavi guardando la televisione, le immagini dell'incendio, che ti poteva venire un colpo perché sei vecchio, sei vecchio! Ma adesso ce l'hai l'incendio! Adesso arrivo, vuoi far venire qui Bologna? Ora lo chiamo, sai perché non volevo? Perché avevo ancora un minimo di rispetto! Ma va, rispetto per te! Invece tu sei arrivato a dei livelli di meschinità e ora te lo chiamo il Bologna, così, così non vedrai cosa vuol dire avere a fianco un uomo elegante, compassato, presente a se stesso. Due tacchi! No, niente, non risponde. Non risponde perché... E gli ha tagliato la bolletta, non paga. Ma forse ha rotto il telefono. Ma chi ha rotto il telefono? Sta suonando? Non risponde. Principe, buonasera. Le passo mia moglie, prego. È caduto il principe. Si è fatto male. Allò, Volotisca? Allò? Ma scusami, era... è tardi. Era lui, sì. Senti, io gli ho detto tutto, gli ho detto. Gli ho detto tutto. Come l'ha presa? Come l'ho presa, dimmi, come l'ho presa? L'ha presa cordialmente. Che bravo che si... Anche riguardo al divorzio, sai, ha detto che si prende lui tutte le responsabilità. Che sì, un gesto elegante. Sì, aspetta che glielo chiedo. Chiede se hai radici aristocratiche. Sì, mia mamma faceva le pulizie a Palazzo Barberini. Sì, Volodi, ecco, questo spiega tutto, certo. Adesso comunque non abbiamo più intralci e possiamo volare verso la nostra felicità. Sì, lo so che andiamo in treno, però volare è nel senso felicità. Dammi quel treno! No! Dammi quel treno! Volare verso la felicità è un'immagine poetica, principe. No, è una metafora, è come... Come cos'è una metafora? Ma è cretino questo qua. Che straniero! Allo? Allo, scusami, è molto ubriaco, ubriaco fradicio. Senti, chiede se vuoi venire qui per un weekend per parlare degli ultimi dettagli del divorzio. No, tesoro, prima che partiamo, non dopo, come dopo facciamo? Ma no, pronto, principe. No, mi ascolti bene, no, la interrompo. Mi intrometto, mi porta via la moglie, io mi intrometto, il minimo che posso fare. Sì, no, cerchiamo di ragionare. Allora, lei viene qui a trovarmi, a San Vito Rolona. Sì, viene qui a trovarmi, si porta un paio di mutande, non so, quello che vuole, lo smoking, benissimo. Vieni qui, parliamo degli aspetti economico-finanziari, perché al terzo divorzio, se pensa che io caccia ancora un euro, io le stacco la mano, capisci? Non bene che ti fa male! Non bene! Pronto? No, no, il cane che beve, sì, sì. Sì, no, è un cane sotto psicofarmaci che beve, un bassotto che è convinto di essere un alano, sì. La senta come tossico, sì, ha l'asma anche. Forse lo abbattiamo nel pomeriggio. Sì. Mia moglie che non sia d'accordo, sei d'accordo? È d'accordo? Cuccia, cuccia! Sì, benissimo, allora lei viene qui. Discutiamo gli aspetti economico-finanziari, poi mia moglie se la prende, se la mangia, se la impacchetta, se la porta dove vuole, guardi, se la porti via. Sì, non c'è problema, siamo di ottimo umore, giochiamo, siamo dei giocherelloni che... Anzi, si porti una bella racchetta da tennis che ci facciamo la partitona, beviamo, sudiamo, ribeviamo, rigiochiamo, una cosa da uomini. Sì, tranquillamente, non c'è problema, siamo tutti sull'attenti con gli alamari in attesa dell'arrivo del principe. Niente calamari, non c'è problema. Niente pesce. No, ma chi lo fa il pesce? Non c'è. Abbiamo delle trote in questa zona, sì. Va bene, l'aspettiamo, arrivederci. O è sordo o è cretino? Perché l'hai invitato a giocare a tennis? Eh? Puoi mortificarlo davanti ai tuoi amici del circolo? Tu pensi che se lo sparacci a tennis qualcosa tra me e te cambierà? Io voglio fare un servizio, sparargli una pallina direttamente nel bulbo oculare che esploderà, così la prima passeggiata romantica a Parigi la fate con un cane per ciechi della Croce Rossa. No, no, non ti preoccupare, guarda, non gli farò niente, lo so, le donne adorano i feriti. Comunque qualsiasi cosa farai questa volta, Gilberto, non funzionerà. Non la chiami la tua segretaria? No. Ma non è un po' tardi? Ah no, già, è sempre disponibile. Venga qui, subito, no. Dottore. Subito, dottore. Subito, no, dottore. Ti spacco il polso. Basta, vada a dormire, vai, buonanotte. Buonanotte, vai a dormire. Suicidati, vai. Crepa. Ciao, scioppa, muori. Vai, buttati nella vasca da bagno, piena e annega. Pronto, pizziconi, sono io, Gilberto Ferrari. Come chi è Gilberto Ferrari? Sono il suo capo assoluto, l'uomo che le accende il cervello la mattina, che mette
la presa e le accende quella parte del neurone ancora vivo che... Sono io, sì. Allora, non mi seguo, ho bisogno che lei ci raggiunga qui il fine settimana. No, no, c'è anche mia moglie, niente di indelicato, non so come dire. Sì, sì, lei si porti qualcosa, un cambio, non deve fare nulla di speciale. Guardi, l'unico consiglio, se vuole, ripassi magari congiuntivi e condizionali, così. Proviamo a avere una... O l'indicativo, faccia tutto in indicativo presente, che si fa sempre una grande figura. Io bevo, mangio, grazie, bagno, vado, torno, non c'è problema così. Si porti anche, se vuole, qualcosa, un camion, il lungo, venga nuda coi sandali, grazie. Risparmiati, piccola mia, con tutto quello che ti aspetta avrai bisogno di tutte le tue forze. Ma perché? Che mi aspetta? Presto lo capirai. Sì. Hai finito con i fiori? Ti porto nelle camere? Ma no, ma non ti preoccupare con tutto quello che hai da fare. A proposito, come va con l'anatra? Ci combatto da stamattina. Ma come ti è venuto in mente l'anatra all'arancia? Scusa, viene a cena un aristocratico che gli dai fasciolo con la cotica, no? Il canard all'orange, che è tutta un'altra cosa. Allora, Gennaro, ascoltami bene. Questi vanno in camera della signorina Pizziconi, che è la segretaria di mio marito. Chiamiamolo così, se ti fa piacere. E l'altro? In camera del principe Smirnov. Ovvero quella del signor Ferrari. No, Gennaro, quella del principe Smirnov. Visto che hanno cambiato camera. Come hanno cambiato camera? Sì, è stato quello che mi ha detto il signore stamattina. Prima di andare al circolo, Gennaro, faccia accomodare il signor Smirnov nella mia stanza e sposti le mie cose nella sua, accanto a quella della signorina Pizziconi. Ha detto proprio così. Sì. Ed ha anche aggiunto, succederanno cose turche in questa casa. Hai capito? A San Vittorio Luna succedono cose turche. Ma tu lo sai, com'è mio marito che ama sempre scherzare. Cose turche. Gennaro, sono convinta che ti sbagli sul conto della signorina Pizziconi. Lo sai perché? Perché Gilberto sta preparando una nuova trasmissione televisiva. Quindi è molto importante che abbia vicino la sua segretaria. Non è il caso gli venga qualche idea. Oh, ma quello l'idea l'è già venuto. Ma io non capisco come un uomo possa trattare così una donna come te. Una santa. Una santa, non esageriamo. Una santa, sì, tutta la vita. A crescere i propri figli senza mai guardarti intorno, dovevi capitare proprio nelle mani e su squilibrato. E che miseria! Gennaro, ti prego, porta i fiori nelle camere. Li porto, grazie. Speriamo che Padre Pio, San Gennaro e la Madonna di Pompei non ti perdano di vista. Eccolo che arriva. Sta parcheggiando davanti al garage, c'è una fanciulla con lui. Lucrezia Borgia! Ma cosa dici? Quella è la sua segretaria, la signorina Pizziconi. Apre la portiera per farla scendere. Prima le gambe sotto nasa e facciamogliela vedere, no? Smettila, che non è una sceneggiata napoletana, no? Chiunque scende da una macchina tira fuori prima le gambe, va in cucina, va. Nene, io le gambe ce l'ho corte e ci passo la vita in cucina. Sta arrivando un'altra macchina, come passa? Ah no, quella è il Lamborghini Diablo del principe Smirno. Bello su principe Smirnov, che bell'uomo, che aplomo, ne hai sposato? No, non ancora. Bene, allora sai che cosa farei nemmeno io al posto tuo? Non lo voglio sapere. Cercherei di conquistare il signor Smirnov proprio sotto gli occhi di tuo marito. Sì, anche per mettergli un po' paura. Ma sai che ho dato un sacco di film in televisione e funzionato ogni colpo? Gamba accavallata, bella morbida, la peccatrice, sguardo a chiappozzo. Sì. Ma mi domanda se tu ne sarai capace. Tu sei così pura, agnello di Dio che togli i peccati dal mondo. Attenzione, lo scalino serale può fare molto male, attenzione. Eccoci qui, sorpresa, la famosissima mia segretaria e la mia famosissima ex moglie. Buonasera, Lisa Ferrari, Pizziconi Chanel. Ma che bella ragazza, ma che piacere per me conoscerla. Però è bellissima, abbiamo rotto il ghiaccio, intanto un ospite è arrivato. Principe, segua la mia voce a sinistra, eccoci, benvenuto, attenzione allo scalino. Dio mio, Principe, tutto a posto.
Dio mio, se si è fatto male ci invade la Russia. Che cosa? Sì. Tutto a posto, sì. Principe, tutto a posto. Sì. Ah, Dio sì. mio, che imbarazzo, oh. che imbarazzo. Per lo scalino è terribile, non so se ci fosse stato. Prima lo scalino e poi abbiamo costruito forse la casa attorno. Dio, tutto a posto, nessuna ferita in terra, emorragie magari. No. L'embolo può venire anche dopo, Che Lisa si fa delle risate ogni volta che qualcuno cade. Gennaro, vieni qua. Sì, secondo me lo scalino l'ha fatto Lisa. A Gennarino, grazie. Per cortesia, puoi portare questa valigia sopra nella stanza del principe? No. Non facciamo sempre queste scenate perché la mancia non la vedi neanche oggi. Forza, grazie. Questo per il principe e questo per la signora Pizzigoni nella stanza. Ecco, bravo. Puoi andare. Grazie, Gennaro. Vattene, via. Shh, via. Vai. Fai qualcosa, fallo sparire. Vai pure, caro, vai. Poi mi darai il telecomando prima o poi, no? Beh, immagino che voi due, come dire, vi conosciate da tempo. Ma sì, ci conosciamo. Via, buongiorno, Bolotti. Oh, dobre utro, Lisa. Dobre utro, sicuro di non esserti fatto male. Ma io bene. La mia segretaria, il geometra Chanel Pizzigoni. Beh, ma non vedo, c'era un'enorme scatola vicino alla macchina nera, mi chiedevo. Ma è un petit cadeau. Come petit cadeau? È un'enorme cosa. Che ci sono due anatre vive al primo piano, una anatra al secondo piano, o lui uccide le anatre o io uccido Gennarino. Va bene. No, dicevo la scatola enorme, nera, cosa c'è dentro la mamma da Lucania, immagino. No, perché è mamma. Ma io dimentica, io la prendo subito. No, principe, lei ha istinti suicidi. La seconda volta non perdona, Chi è? Chi è successo? Lo scalino. Ah. Dio perdona, lo scalino mai. Con permesso torno subito. Beh, tuo marito allegro, è di spirito allegro. Follemente allegro. Hai fatto buon viaggio. Ma io viaggio così, perché traffico matto. Sembra tutto il mondo vuole venire qui, San Vittore e Olona. Signorina Pizzigoni, lei ha preso treno, io, ma dove treno? Avrà avuto modo di ammirare le bellezze locali, no? Perché lei ha preso il treno regionale che fa tutte le stazioni. E una certa ha pensato di scendere per fare amicizia con le pecore. Ma signora, lei c'è una casa pazzesca. Cioè, mi pare che qua dentro ogni oggetto non è qui solo perché è bello, ma proprio perché è stato amato. E lei non trova, principe? Beh, io trovo delizioso. Beh, devo dire che all'inizio non è stato facile, sa, perché io e Gilberto non avevamo un soldo. Però appena vedevamo un oggetto di cui ci innamoravamo, non so, una sedia, un vaso, un tavolo, rinunciavamo a tutto pur di acquistarlo, tutto. Case, vacanze, immobili. Comunque tutto questo erano cose stupide, semplici giochi di bambini. Beh, dei bei giochi, signora Ferrari. Lei non trova mai sta? Ma io ho sempre guadagnato troppo denaro per giocare a fare il romantico. Quando io desidero qualcosa, tutta fatica che io fa e stacca a segno. Se lei vuole venire a casa mia a bere il bicchierino, io faccio vedere fa bene. Beh, però avere subito quello che si desidera non è un po' come togliere il desiderio all'amore. No, è come saltare fila a botteghino per vedere il filo. Allora, è nero ma non è inchiostro, sa di pesce ma non è pesce, sembra pallina di una collana ma non è una collana. Forza, chi indovina? Cosa sarà mai? Chi indovina? Caviale! Amore mio, lei vince il neurone d'oro, bravo. Ma quanti, ma lei ha sterminato tutti gli storioni della Russia. Quanto ce n'è qui? Una tonnellata? Oh, è 1 chilo. Ma che 1 chilo? È 1 chilo, perché questa è usanza da noi in Russia. Noi prende caviale e mette dentro scatola con ghiaccio secco. Poi prende quella scatola e mette dentro altra scatola più grande. Poi prende quella altra scatola e mette dentro altra scatola ancora più grande. Caviale russo. In scatola cinese. Io scusate, mi sono persa. Ma che idea meravigliosa, voli, il caviale, io adoro. Perfetto, portalo a Gennarino in cucina, ma non farlo aprire che magari lo scambio per pallini da caccia e lo butta via. L'ultima volta via ha buttato una partita di salmoni, sai, perché erano rosa. Non capisce, grazie, straordinaria lei. Che? Lisa, obbediente, veloce, efficace. Sizza, va, vai, sizza, plaz, corre, vai, cuccia, tutto obbedisce. Anche dal punto di vista dei consumi. Prego? Assolutamente ragionevole, non è il tipo che, non so, si mangia diamante a colazione o se deve uscire al freddo si copre di pellice. Principe, lei ha fatto l'affare della sua vita, no, se la tenga. A me non piace questa conversazione, non piace. Ma perché? Guardi, la presenza della Pizzigoni è innocua, lei sa tutto. È la testimone oculare del suo tentativo di fuga parigino. Oh, totalmente impossibile. Pizzigoni, luogo e data dell'incontro, per favore. Mercoledì 17 giugno, ore 15:30. E questo faccio. No, luogo. Agenzia di viaggi Silvana Trave, via Dante 5. Tenuta? 10.000 ettari in Lucania. Ma come erano vestiti? Non si allarghi, Pizzigoni.
completo con l'ormandorla grigliata, con cintura di lucertola e borsa abbinata per la signora Ferrari, e in completo le caccia a volpe con scarpe blu per il signor Smirnoff. Numero delle cuccette? No. Numeri 24, 26, vagone 9. Mi dispiace, se li può giocare all'otto, se vuole. Sono, non c'è trucco e non c'è inganno e non c'è... No, il trucco c'è, e anche poco onorevole, Ferrari. Sì, signorina seguito. No, lei non ha... Caro principe, io non vorrei sembrare modesta, ma di solito sono gli uomini che seguono me. Attenzione, principe, che si ustiona con lei. Questa, quando va in giro per strada, tutte le strade tornano a senso unico. Mi dispiace, è stato il dito di Dio, quel grande dito di Dio che per una volta ha puntato contro di lei. Ma mi dicono lei essere uno degli uomini più affascinanti, più influenti di Krasnojansk. Ferrari, prego. Beh, io non conosco proprio tutti gli uomini di Krasnojansk, anche perché la famosa città proibita ai confini con la Mongolia era inaccessibile a russi e turisti fino a poco tempo fa per via delle fabbriche di plutonio. Poi dopo l'elezione di Piotr Primashkov la situazione notevolmente migliorata, ma trovo il signor Smirnoff un uomo assolutamente affascinante. Demenza e genialità stanno vicinissimo. Ha sentito cosa ha detto? Straordinariamente, assolutamente affascinante, un complimento strepitoso. Io prima del ritorno di Lisa le consiglierei di mettersi in tasca questo per lei, una medicina. Che cosa? Medicina? Sì. Malata? Come no, malata? Insomma, è un ricostituente del sistema neurovegetativo. Soffre di alti e bassi, la bipolarità, ma comunque bastano 10, a volte i viaggi, andata, il freddo, il caldo, bastano 10 gocce di litio nell'acqua e il sole torna temporaneamente a splendere nel suo cervello. Ma io ringrazio. Ma questo è un accordo fra uomini. Bene, a questo punto mi sembra siamo sulla strada giusta, inginocchiamoci tutti all'altare dell'alcol, l'unico vero Dio che venne ormai da anni. Cosa vuole bere, pizziconi? Ce l'ha intorbato e invecchiato 36 anni in botte di noce? Non si accontenta di nulla la bambina, aprirà un mutuo per appagare i suoi desideri. Ecco il turbato per lei, questo potrebbe avere l'età di suo padre. E beh, principe? Beh, è orzata. Orzata? Quella roba bianca che sembra bario. Se non c'è orzata va anche bene, acqua minerale non gas, no, basta. Abbiamo alchernes, abbiamo rosolio, orzata, roba da orce, l'orzata. Sono tornata. Bevi qualcosa? No, grazie, mi brucia lo stomaco, mi fa male. Vodka, due dita. Perfetto, eccoci qua. Dunque, dovremmo avere... Eccola qua, la tenevamo dai tempi di mio nonno. Ma che cos'è? È orzata. Okay. Speriamo non sappia di tappo. No, sa di orzata. Eccoci qua. Ecco, per la cena c'è ancora qualche minuto da attendere, perché purtroppo Gennaro ha dei grossi problemi con l'anatra. No, mio, è l'anatra che ha grossi problemi con Gennaro. Gennaro non sa cucinare, purtroppo. L'ultima volta che ci ha cucinato ci ha fatto una sorpresa. Cos'è stato? Il ritorno del nostro 20°, 22° anniversario del viaggio di nozze, ne facciamo uno all'anno. Per farci una sorpresa ha cucinato dei knödel Krapfen, delle cose trentine, in salsa napoletana. Sono uscite delle bocce di durissime. Abbiamo giocato a bocce poi nel pomeriggio, purtroppo. Ma quanti viaggi di nozze avete fatto? Ne facciamo uno all'anno, è il nostro anniversario. Lei lo chiama il ritorno alle origini, quello... un po' il richiamo della giungla. Stia attento agli anniversari, perché se ne manca uno diventa violenta. Ma è un'idea pazzesca, cioè così ricca di poesia allo stesso tempo così erotica. Ma è un'idea estremamente brillante, brava Lisa. Ma no, abbiamo dovuto che fare 6 per mettere insieme uno vagamente decente e lui si vanta. Bene, direi fare un grande brindisi all'inizio di questo tranquillo weekend della paura. Bene, alla goccia. Forza, un altro richiamo per lei. Ecco, il suo perfetto. Orzata per lei. La vodka, per te che le pizziconi prende qualcos'altro? Sì, grazie, un altro torbato, però se sei proprio un po' di ghiaccio, perché ne basta un cubetto nel torbato che si liberano tutti i polifenoli. Polifenoli? Non conoscevamo il polifenolo. Il polifenolo apre il sapore del whisky in botte. Ecco il polifenolo per lei. Due, perfetto. Beh, anche io un polifenolo. Come negare un polifenolo? Questo è fatto un'acqua particolare, non è l'acqua... quella diciamo avariata, quella di rubinetto, questa è acqua che noi importiamo, è un desiderio di Lisa dal Parco Nazionale della Norvegia, da Følgefønn, vicino a Malmö. A Farøe, Malmö, tutto quello che a lei piace. Perfetto, non voglio lesinare, molto caro ma io non lesino, non sono tirato troppo, lo leviamo, non c'è problema. Ma forse è meglio bere a temperatura ambiente. Abbiamo fatto una partita a tennis, abbiamo sudato, meglio non prendere freddo. Ah sì, è tanta suda. Ma quindi tu hai giocato a tennis con Volodia? Sì, 6-0, 6-3, 6-1. Ma che bravo, puoi essere molto fiero di te.
Io mi sono combattuto, ho fatto del mio meglio. Beh, insomma, se permetti, lei tiene molto male racchetta. No, beh, io sono per un tennis innovativo, senza racchette, senza reti, senza righe, senza palle, volendo anche. Scusate, fatemi capire una cosa che mi sfugge, ma Volodya ti ha battuto? Battuto è un eufemismo, una tempesta di neve negli Urali su un piccolo pastorello sardo, capisci? Ma lei esagera, no, ma lei gioca anche bene. Ferrari ha fatto anche punto. In terzo set si vede, da giovane campione, poi normale. Tempo passa, muscolo arrugginisce, riflesso intorbidisce. Ma essere o essere stato, questo è il problema. Morire, dormire, forse mai più giocare. Chiedo scusa, un momento di malinconia. Selfie, grazie, perfetto. È il video. No, ma si fa il video da solo o guarda me? Perché... No, no, a lei. Perfetto, mi scusi se ho interrotto forse questa conversazione troppo virile sul punto di vista sportivo. No, no, ma per carità, io adoro sport. Eh sì, dico, in fondo, che cosa sono le partite, e corse, i lanci, se non momenti di un amplesso che trovano nel fare gol, nel tagliare il traguardo, il reale orgasmo, che cos'è? A coppa, a mazzo dei fiori, applauso dalla folla, se non la gratitudine dell'uomo tuo che ti dice brava, brava, brava! Voi non trovate? È l'orgasmo sportivo, una delle nuove specialità delle Olimpiadi. Lei sa dove sono i fiori più belli d'Italia? A Folgefenne? No, lì sono solo pinguini morti recentemente. No, sono nel giardino di Lisa. Lei immagino lei sia un amante dei fiori, ne terrà migliaia nei suoi enormi vasi nell'attico che tiene. Ma lei chiede a me se io tengo migliaia di fiori dentro un vaso in attico? Ah, mio Dio, Ferrari! Ah, no! Peccato, perché con l'arrivo di Lisa vedrà crescere delle volubilis che si attorciglieranno ai rubinetti d'oro massiccio, immagino, dell'attico. I fiori crescono tra le dita di Lisa come le stelle tra le dita della notte. Ma lei dice delle cose meravigliose, signor Ferrari. Quasi sempre dopo la prima bottiglia di whisky, quasi sempre. E se lei avesse l'ardire, anzi l'ardore di accompagnarmi in giardino, io le mostrerei delle Corylus purpuree, delle Veronica spiccata, delle rose che tu non hai nulla in contrario se porto la nostra pizzicone a vedere il ma tuo giardino dell'Eden. Sono contenta, aspetta, andate. Allora, sentiamo un attimo, con permesso. Scalino cereale può fare molto male, attenzione. Dove sta Veronica spiaccicata? Te la faccio vedere adesso. Noi dobbiamo essere assolutamente grati alle persone che ci rendono felici. Sono gli affascinanti giardinieri che rendono la nostra anima un fiore. Pazzo! Ma no, questo è Proust, lo conosci, no? Proust, pilota Formula 1. Oddio, no, non stiamo proprio parlando della stessa persona. Ma tu hai notato? Che cosa? Il tuo marito, suo comportamento di strano. Ah, te ne sei accorto anche te? Beh, io ho notato, sì, stamattina quando gli è arrivato, lui cercato di abbracciare me. Davanti ai soci di circolo, lui chiamato me vecchio amico Volodya e con caviale. Lui talmente mi ha ringraziato con tanta gioia, che io non sapevo dove mettermi. Sempre così espansivo. Davanti al caviale sempre. E con segretaria Pizzicuni, come lui sbircia. Ah. Come se lei cammina tutta nuda. Beh, è indecente. Comprensibile, ma indecente. È comprensibile, cioè tu trovi comprensibile che non si possa guardare quella lì senza doversene immaginare per forza tutta nuda. Questo vuol dire che ci hai pensato. Ah, stamattina quando lei è scesa da treno. No. Io non ho guardato, io ho visto. Senti, Volodya, ti voglio ricordare che con me che parti, non con quella lì che scende dal treno. Ma Lisa, davvero tu pensi che io può andare in Francia senza te? Che io può camminare per Montparnasse o perdermi dentro meraviglioso museo di Louvre senza matematica certezza che tu poi sarai mia ricompensa durante notte, Lisa, davvero? Tu gelosa perché io immagino a Pizzicone nuda. E come pensi che io immagino a te? Prima volta che io ti ho vista. Da dietro a Cantalabra. Oddio, Cantalabra. Tesoro, tu dici delle cose tremende, ma le dici così bene. Perdonami, amore, perdonami che sono stanca, sono tesa, sono nervosa, ho paura. Ho paura, tesoro, benvenuto, sono felice. Sono felice, sono felice. Perché sei venuto qui? Rispondi! Perché tu chiama e io vieni. Ah, oh, già, è vero. Ebbene, non dovevi venire, dovevi essere più ragionevole di me, lo sai perché? Perché Gilberto ci sta tendendo una trappola. Che trappola? Ma tuo marito è totalmente incapace di trappola. Tu non lo conosci bene, quello sarebbe in grado di convincere il capo dell'ISIS a finanziare la costruzione di una sinagoga. Forse può convincere il capo d'ISIS, ma non certo me, ma io soldato,
Io ho combattuto con Husserl, io ho combattuto con Giorgio. Ma tu non conosci Gilberto? Quello è più furbo di una lontra. Lui ci sta tendendo una tela di rame intorno. La senti la tela? Io la sento. Vieni qui, sbrigati. Scusa, lui sa che sei il mio amante e che cosa fa? Ti tratta come se tu fossi il suo miglior amico appena rientrato da un naufragio. E poi perché? Perché vuole mettersi nel letto di quella Pizziconi. Ah, lui vuole entrare dentro il letto di Pizziconi con Pizziconi. Sì, da. E davvero tu chiedi a me perché? Ma lui dice che lo fa per me, perché così Gennaro li può sorprendere insieme e io abbia tutte le ragioni per fuggire con te. Beh, tu lo metti. Ma non sta in piedi, scusami Colodia, perdonami l'aggressività, non sta in piedi perché lui non è il genere di persona in grado di pensare una cosa del genere. Lui sta macchinando qualcosa. E se tu lo conoscessi come lo conosco io, ti accorgeresti che tutto quello che fa da mezz'ora a questa parte è terribilmente sospetto, a cominciare da quella partita tennis che tu credi di aver vinto. Ma io non ho vinto, io stravinto. Io ho fatto 6-0, 6-3, 6-1 con brio. Ma cosa ha fatto? Fuma. No. Ah, oddio, io ho smesso da 6 mesi, ho smesso. Oddio, che paura. L'ha fatto apposta, si è fatto battere apposta. Battere apposta? Sì. Da amante di moglie? Da. Davanti ai soci di circolo? Da. Ti prego, Liesa, tu ragiona, credimi, lui è tutto suda. Sì, tutto suda, fuori di inseguire tutte le palline che mandavi di fuori, deve essere stato faticosissimo. Vabbè, io palla dentro rieda. Oddio, Volodia, Gilberto è un campione? Quando era giovane si parlava di lui come la promessa del tennis italiano. A tutt'oggi in Italia ci saranno sino a 50 giocatori in grado di batterlo? Vuole dire che con me 50 è uno. Ma fammi la cortesia, ma per favore, ma che hai battuto tu ultimamente? Tua nonna in carriola. Ma io no, nonna in carriola, io mamma in Lucania. Liesa, tu veramente, tu sgradevole. Sono sgradevole, hai ragione, perché sono nervosa. Quello che sto cercando di farti capire che è molto importante è che Gilberto ti sta prendendo in giro. Ma nessuno prende in giro me. Ma Gilberto, sì. Ancora. Sì. Se io ti dici che io batte lui tennis. Sì, ma io non batte lui solo tennis. Io batte lui anche scacchi. Agli scacchi? Scacchi. Ah, tu hai battuto Gilberto agli scacchi. No, stamattina dopo partita di tennis, perché io gioco poco a scacchi. Stamattina io bravo, lui caput in 20 minuti. Io mangio tutto. Fiere, pedone, cavallo, torre, tutto. Senti, Volodia, ascoltami bene. Tu lo conosci Nikolaj Karpov? Stronauta. Ma che stronauta? È uno scacchista! È un campione! Ultimamente quello lì ha battuto il computer programmato della NASA. Ecco, questo prodigio lo scorso anno ha fatto un tour europeo. Ha avuto modo di giocare contro Gilberto al suo circolo. Ecco, gli ci sono volute 3 ore a Nikolaj Karpov per battere Gilberto. Da allora, lo capisci che è impossibile che tu l'abbia potuto battere in 20 minuti e che non lo batteresti neanche in 20 anni, ma insomma! Ma Liesa, ma perché tu fa così? Ma se io ti dici che io batto lui scacchi, perché forse io maestro, non so ancora. Ma tu sei più vanitoso di un cantante d'opera, lo sai? E sei più testardo pure di un macaco! Ma Liesa, ma cosa? Ma tu non hai battuto Gilberto a tennis neanche agli scacchi e non lo batterai mai! Lui si è lasciato battere e tu dovresti chiederti il perché, anziché continuare a sparare fuochi d'artificio con quella faccia da deficiente che ti ritrovi. No, non è vero. Non è vero, sei intelligente, tesoro, sei intelligente, scusami, sono io che sono matta. Ancora? Ma no, matta, un po' nervosa. Ti ho messo labile! Ma chi io? Ma no, lui! Ma perché? Ci è riuscito. Ma che cosa? A farci litigare per la prima volta, tesoro, perdonami, quello è un demonio. Mi vuoi dare un bacio? Dammi un bacio, vieni. Oddio, Volodia, ogni volta che sono tra le tue braccia io mi sento leggera come una farfalla. Fammi volare, Volodia, fammi ancora volare. L'anatra porta in ritardo. E questo sarebbe quello che ha preso il posto del signore. Prego, scusi. Ma sì, sì, Gilberto ti ha ceduto la sua camera per questa notte, quello che intende dire Gennaro. Ah, davvero? Grazie, spasiva. E il signore dormirà nella stanza degli ospiti che sta a fianco a quella della signorina, un caso, naturalmente. Vabbè, da qualche parte dovrà pur dormire, no? Perché non vai in cucina a vedere come va con l'anatra? Non è ancora morta! Forza, avrete tutto il tempo, forza! Ma che questo è quello cameriere che deve riscoprire Gilberto
con dentro letto di pizzicconi per testimone. Sì, è lui. Per fortuna ce n'è uno solo, eh. Ottima persona, perché lui è persona che tutti crede, Lisa. Sì. Lui sa me, te. Di me, di te, ma che scherzi. Lui mi crede al di sopra di ogni sospetto. Pensa, lui mi chiama la sua piccola colomba bianca. Lui mi crede una santa. Ma che ti ridi? Che ti ridi? Come ti permetti di ridere? Tu ridi e mi scoppia la testa che ho le meningi che... Oh. Mi pulsano, mi pulsano. Medicina. La medicina? Ci hai pensato tu, tesoro, ma sei un angelo. E quel demonio che dice che tra me e te c'è soltanto una attrazione fisica. L'hai presa a Milano? Guardaci bene. Rimettila in tasca. Ma perché stasera? Rimettila in tasca. Aiuto! Aiuto, presto! Siamo alla seconda ambulanza! In ambulanza, presto, codice rosso! La Pizzicone è stata morsa da una vespa, capisci? Ah! Ah! Ma che siete impazziti? È la puntura di un insetto! Come una puntura? Sta dettando le sue ultime volontà a una flocula iaponica! Va bene, vado a prendere un attimo. Porta qualcosa, una pomata, Dio mio, che giornata terribile. Prima vespa dell'anno, subito un whisky per celebrare. Intanto, se dovesse succedere qualcosa da Pizzicone non me lo potrei mai perdonare. Sì, perché Lisa ha detto tutto, ha fissato me. Sì, poi mi sembrava tutto il piano organizzato bene, io, la Pizzicone, lei, insomma, tutto ben fatto nell'interesse suo. Anche Gennarino è tutto eccitato all'idea di testimoniare davanti al giudice. Si è comprato le scarpe con rialzo per essere all'altezza. Come uno spende proprio denaro, a me non interessa. Ferrari, ma lei... Hai pensato bene quanto questa situazione costa le alimenti? No, non si preoccupi, tanto io mi occupo di alcune cose per gli alimenti, poi vedremo, anche perché lei dovrà mantenere lei i miei figli, quindi io non me ne occupo più. Dio mio, guarda che è successo, ma è tutto sporco di rossetto, se Gennarino vede il rossetto di Lisa, tutto il piano va a farsi benedire. Via. Che bocca che c'ha, non c'ha una bocca, è una ninfoma, un idrovolo, ma è una roba terribile. Guarda, anche quando ho fatto il mio primo viaggio di fidanzamento, che siamo andati sul lago di Loch Ness, in Scozia, un posto di merda terribile, non si capisce che cosa si deve fare, non c'è il mostro, non c'è un lago grigio, e lei si era un po' annoiata. Ci siamo messi in macchina in un angolo e lei era tutta eccitata. Io volevo dare il mio primo bacio, invece lei via il reggiseno, via la gonna, via le calze. Faceva sono anche spaventato. A un certo punto mi ha detto io pensavo fosse uscito il mostro di Loch Ness, invece era l'urlo di attacco. Si è buttata su di me, mi baciava, mi diceva dai, che mi ha dato una testata. Guarda il dente che mi ha rovinato. Ma lei non piace questa conversazione, non piace. È una furia, ha letto, una roba. Guarda, quando le parte è meglio prendere qualcosa, dare un colpo in testa perché non si ferma più. Prego. È una furia erotica, però devo dire, questa passione, questa passionalità poi ha messo a mondo gli orfanelli, guardi. Questi sono i nostri figli, lui è Riccardino, quello è uguale a me ma con la parrucca, lungo, vedete. Invece Cristina è rasata a zero, ha dei problemi, ha un enorme tatuaggio di ramarro verde dalla testa fino al calcagno. Lui compone musica rap di notte, vedrai Lucania, fra le 4 e le 6 del mattino, fra un lupo e l'altro, ore. Invece lei è sorprendente, uno torna a casa, pensa di trovarla sola, timida, apri la sala da pranzo e trovi 200-300 ragazzi fatti come delle carogne appesi a delle tende. Le droghe sintetiche sono state un'innovazione. Ma che la testa mini con uno sticker, puoi mettere il locale. Finalmente, Dio mio, ma si è messo un'ora. Ma sono passata dalla cucina. Ma magari è già morta, capisci? Vado io, no, magari forse è morta l'anatra. Torno subito. Volovia, che ti ha detto? Niente. Ma come niente? Sei tutto rosso, tutto sconvolto, no. Cosa ti ha raccontato ancora? Vostro primo bacio, va bene? Vostro primo bacio, no, tranquilla. Lui me lo ricordo, lui ricordo l'usiniero. È tutto? Beh, sembra più che sufficiente. Tesoro mio, io sono stata sposata con la bestia per 25 anni, eh? È normale che ci sia scappato qualche bacetto ogni tanto. Beh, sì, confesso, mi ha fatto certo effetto, è stupido, sì, io so. No, però sei molto vulnerabile, Volodia, controllati. Queste cose non c'entrano niente con noi. Senti, a quale bacio si riferiva? Quello per caso sui binari della stazione di Rogoredo? No, ma lui parla di cosa? Di mostri, di Loch Ness. Oh, Loch Ness! Eravamo in gita in Scozia, abbiamo fatto il giro delle distillerie, io ero un po' su di giri. No, tu non giustifica te, è normale, moglie bacia marito, normale. Sì. Quello che io trovo non normale è che lui fa dettagliata di racconto. Io non vuole dettagliata di viaggio di nozze, io soprattutto non vuole dettagliata di notte di nozze. Poi hai fatto 6 viaggi. Guarda, se solo osa farlo. No, lui non fa perché? Perché noi va via, andiamo. Noi ce ne andiamo? No, noi dice ciao, chi l'ha visto, andiamo. Ma come chi l'ha visto? Ma così, senza la valigia? Ma Elisa, in cama, Parigi è piena di valigie, andiamo. No! Ma perché? Tu spiegami. Perché sarebbe Davili, Volovia.
Davide, se noi non siamo in grado di sorreggere un pochino di tensione per qualche ora, che cosa saremo in grado di sorreggere come tensioni nel nostro futuro? Io voglio partire e partirò, ma non voglio fuggire, non voglio lasciarmi dietro brutti ricordi. Ma sarà difficile andare via da qui. Tesoro, conquistare la felicità non è mai stato facile. Sembra una voce della gamba, può essere pericoloso, scalino serale, scalino femorale. Sì, ma io sto benissimo. No, lo stato di buona salute non lascia mai presagire nulla di buono. Appoggiamo questa gambina, poverina, amore mio. Ora, mi dispiace per tutto sto trambusto, mi sento tanto scema, per una piccola vespa. A lei si sente scema della vespa? Comunque è molto raro che una vespa abbia colpito un nostro ospite nel nostro giardino. Ma infatti non è una vespa nostra, è una vespa dei Castellazzi. Salta al giardino, punge e torna a casa loro. Sono terribili, guarda, sono tutto sudato dall'emozione, sono agitatissimo. Sì, comunque pure io mi sono presa lo spavento, pure se è piccolo e zetto. No, lei non chiede scusa, no. Io ho stato in Africa tanto tempo, per foto safari. E io ho visto tanti animali. Io ho visto il lione, io ho visto l'elefante. Io ho visto gallina, io ho visto ippopotamo, mai emozioni, ma insetto terribile, più piccolo insetto più grande è fobia. Ma va! Sì, lei deve avere tanto dolore. All'inizio sì, ma adesso va molto meglio, grazie. Il dottor Ferrari è stato mitico. Ma va! E si è subito strappato il pungiglione, perché la prima cosa da fa quando deve pungere l'insetto è strappare il pungiglione, poi ha succhiato il veleno e ha sputato, perché la prima cosa da fa quando succhia il veleno è sputarlo. Succhiava e sputava, succhiava e sputava, succhiava e sputava. E poi ha preso una pomata e mi ha fatto un lungo massaggio. Però io non vedo punta, ma dov'è che è punta? Sta qua sopra l'inguine, guarda. No, l'inguine lo vediamo magari dopo cena. L'anatra come sta? Sta morendo un pezzo alla volta? Ma no, 10 minuti era pronta, salvo però delle complicazioni. Allora forse è il caso che... Pizzicone, monti in spalla che la porto di sopra. No, il grazie. Camera. Ti spiace portare la Pizzicone a vedere la sua stanza? Sì, non vedevo l'ora, guarda. Si vuole rinfrescare, magari. Pizzicone, non si appoggi a mia moglie perché non può sopportare pesi, poverina. Ha avuto questa operazione all'anca l'anno scorso, che è stata terribile, purtroppo. Guarda, siamo... Che poi è una sfortuna, perché l'anno prima ha avuto l'altra. A volte la mattina la vede in bagno e tenta di arrivare. Terribile, guarda. Anche se fate delle cose erotiche, si tenga. A volte uno prende la caviglia, parte il tempo. Terribile, vuole un po' di orzata, qualcosa. No, io non so. Un bel whisky, no? No, Ferrari! No! Cosa? No! Io riabilitazione alcol. Se Lisa vede me whisky, meglio io non sete. No, ma non importa. Noi non lo diciamo a nessuno. L'uomo, l'essere umano, è l'unico essere che è in grado di far l'amore quando non ha voglia e di bere quando non ha sete. Questa è una nostra bevuta privata, una cosa fra uomini, mensch, uomini. Posso fare una piccola proposta, così posso chiamare io a te Volodia, tu chiami me Gilberto. Ma io non vedo motivo. Motivo c'è, io mi chiamo Gilberto e tu Volodia. Mi sembra di capire che noi ci vedremo spesso a Piazza della Repubblica, nell'attico si parla di festini, di cose in cui sarò coinvolto, anche Gennarino, magari, non so. Allora. La starovia. La Heim! Va bene Gilberto, allora tu chiama me Valonia, io chiamo a te Gilberto. Gilberto, io però comincio a avere piccolo dubbio su tua persona. Perché forse sono stato un po' ambiguo nella mia... Quindi chiedo scusa, era solo un momento di... Vai. Ma starò qui. Gilberto, tu sicuro in tua vita mai fatto ricovero di pazzia? Quanto mai raccontato la barzelletta quella del maschio? 38 volte in automobile dopo partire di Cristi Prego! Questo è bellissimo, che c'è uno che entra in un bar completamente distrutto perché ha nel sacchetto un essere che continua a fare dei versi, che si agita, questo, si porta questo sacchetto sul balcone, dice mi dia un whisky, ne beve uno, due, al terzo whisky sviene dal sacchetto e c'è un nano furibondo che spacca tutto, vetri, vetrate, bottiglie, spacca qualsiasi cosa, in quattro lo prendono, lo rimettono dentro il sacchetto, che urla, il barista si avvicina all'avventore, lo sveglia e dice quel suo essere schifoso mi ha distrutto tutto il bar, lei mi deve un miliardo. A questo poveretto lo guardi, io sono già disperato, l'unica cosa che posso fare è darle questa lampada di Aladino. La sfrega, esce un genio della lampada azzurro vecchio con una specie di apparecchio acustico, dica domanda e sarà esaudito. Il barista dice guardi questo bar, io voglio un miliardo, e improvvisamente alle spalle di tutti, paf,
appare un biliardo. E il barista dice, no, ho detto un miliardo, non un biliardo. E l'altro lo guarda e dice, scusi, ma secondo lei io avevo chiesto un pazzo di 20 centimetri. Un pazzo di 20 centimetri. Chi è il pazzo? Chi è il pazzo? Lucifer, no, tu sicuramente sei come. Oh, come? Gli è piaciuta la stanza alla Pizzigoni? Alla Pizzigoni sì, le è piaciuta la stanza. Ha detto, mazza, strafiga sta gamba. Adesso immagino, scende. Immagino ti abbia fatto vedere anche la come dire, la puntura. No, la puntura, beh, quella la farebbe vedere in televisione. No, no, quella la farebbe vedere in Neurovisione. Il Bologna, l'Eurovisione, non sono vissuto in vano. Io spero che tu non sia riuscito anche a farlo bere. No, no, sta uscendo dal tunnel dell'Orzata. Hai disfatto il bagaglio? No. Poi su che sfare il bagaglio, anzi Gilberto accompagna. No, 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 ma accompagnalo tu, dai, ma signor Bologna, è vero che preferisci che ti accompagni? Ma perché Lisa? L'hai detto tu? Perché siamo quasi parenti, abbiamo la stessa moglie ormai. No, no, no. Cosa vedi? Ma politica, io vado a vedere i bagagli, dov'è che è camera? La guarda in fondo a destra, grazie, grazie. Ma devo non sbagliare stanza, Bologna, perché se dovesse finire fra le gambe della Pizzigoni, l'ordine dei fattori si invertirebbe a grave danno dell'organizzazione. Non capisci? Ferrari, io trovo lei sempre meno divertente. No, no, ti trovo sempre meno divertente, Gilberto. Gilberto, ti trovo sempre meno divertente. Ci diamo. Siamo arrivati adesso. Ma cosa sono? Sono fiori, no? Ne ho visti così tanti soltanto nel camerino di Wanda Osiris. Poi è morta. Ma chi li manda questi? Ma chi li manda? Ma chi li manda? Li manda. Ah, sei tu. No, che sono passato davanti a un negozio di fiori e mi sono detto, ma come non dare l'addio alla mia Lisa con un certo numero di rose rosse come il fuoco che divorava il nostro amore. Poi ci sono quelle rosa per la Pizzigoni e poi ci sono questi gigli. Di chi sono i gigli? Per chi sono i gigli? Per chi sono? Gilberto, ma non dovevi? Voglio fare chi deriva i gigli a te! Per chi sono i gigli? No, ma prego. Ma per chi sono i gigli? Ma per me sono. Ma certo. No, ma è ridicolo. No, noi abbiamo fatto una gara. Tu mi hai sorpassato, hai vinto e ti regalo i fiori, come tutte le gare ciclistiche. Ringrazia che non ti faccio fare il giro d'onore. Gennarino, porta subito le rose alla Pizzigoni, vai. Manga Murt. Gennarino, non voglio perdere la pazienza, porta immediatamente i fiori della Pizzigoni, per favore. L'anatra è cotta e non ho tempo. L'anatra è una settimana che aspettiamo che tu riesca a ucciderla, abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare per un'altra settimana. Dio mio, ti prego, tu che vedi, ascolti ogni cosa, sospendi il tuo proposito di rendere questo essere fecondo, mettigli in gremmo il vento gelido della sterilità. Ha bevuto. I suoi organi si secchino come il fieno, e se mai dovesse generare una creatura, fa che sia fatto di aceto e fiene. O facci manzalata. Gennarino, ti lancio dalla finestra, se non muori atterrando ti finisco a badilate in giardino. Mandalo via, per favore. Mandalo via, fai qualcosa. Vai pure, caro, vai. Ti prego, il telecomando lascialo, che non sopravvivo senza te. Tu hai sicuramente riconosciuto i versi del grande bardo, il poeta inglese. Chi? William Shakespeare era l'uomo che scrive i copioni per Zeffirelli. L'hai riconosciuto? Questo era Re Lear, da qualche parte fra il primo e il secondo atto. Tu l'hai letto sicuramente, no? Non tutti i giorni. Io fossi te lo leggerei più spesso, perché Lisa non riesce a coricarsi la sera senza che io sparga sonetti come fossero perle sul suo cuore. È assolutamente vero, sono menzogne. Dunque gli occhi squadra. Dio mio, ma chiamiamo la prefettura per eccesso di trasparenza. Vabbè, ma io trovo delizioso. Ma cos'è, un modellino francese griffato vintage? Le sarà costato un occhio della testa? No, signore Renzardo, su eBay, è questo me da un gatto. Il signor Ferrari, scendendo, ho incontrato il signore, mi pare si chiami Gennarino, che saliva in camera mia col più meraviglioso mazzo di fiori che abbia mai visto. Se la signora Ferrari permette, gliela darei un bacetto. Ma certo, prego. Faccio. Non sono fiori che le devo dare, ma un prato pieno di rose. Com'è stato Gennarino, all'altezza? Ecco, adorabile, solo lo so visto in fondo al corridoio con corno in mano che parlava al contrario. Non è vero, da che ho memoria Gennaro non ha mai parlato al contrario. Ma spesso cammina alzato da terra e al contrario, amore mio. Io non lo so, prima mi ha detto... No, c'è un grande sorriso, Arthur Bartana! No! L'anatra è pronta, buonasera signorina Pizzigoni!
ragioni. Amore mio, lei traduce anche al contrario. Vedi che il cervello a volte va dove vuole lui. Lisa ci sta indicando l'anatra, la segua. Il vestitino è tatuato o dipinto a mano direttamente? Volodia, dopo di te. No, mai, prego. No, dopo di te, una volta, tanto per vedere cosa si prova a venire dopo. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava. Lei è, come si chiama là? È l'attrice, quella famosa che è la scena. È la scena di quando Anna Magnani insegue Pino Boazzelli. Ma poi, ma se mai Aldo Fabrizio. Vabbè, comunque. Sei pure un ignorante. Vabbè, allora, Roma città aperta. Ma no! Vabbè, però è una donna che insegue. È chiaramente donna che cerca di trattiene un uomo. Bravo, si bravo. Trattiene, però. Ofelia e Vieni di Amleto! Romeo e Giulietta! Perché Giulietta e Ofelia? Quelle sono ragazzine, lei è una vecchia garampana, cosa c'entra? Lei, appunto. Allora, lei prende. Sta chiedendo. Aspetta. Ah, Eloisa e Abelardo, Eloisa che chiede a Abelardo di dire qualcosa di gentile prima che lui perda definitivamente la voce. Ma no, avete perso tutti. Era Berenice che cercava di trattenere Tito. Come Tito, Berenice, Eloisa, Abelardo, tutta la stessa salsa, dai. No, signor Ferrari, perché Tito poteva ma non voleva, invece il povero Abelardo voleva ma non poteva. Ma hai capito le sfumature della pizzica? Anche io ho pensato Tito Berenice, ma poi ho detto no, Valodia, troppo ovvio. Allora io ho convogliato scelta d'altra parte. Perché fate spesso il gioco dei mimi in Lucania con la mamma? Allora io direi di andare avanti a bere e di ubriacarci definitivamente. Sì, però Gilberto, basta col gioco dei mimi, perché proprio ne abbiamo avuto abbastanza. Perché? Perché tu stai scappando col tuo amante per Parigi? E sì, è così, io sono un vecchio bambino che ama divertirsi con poco. Forza, in alto i calici, prendiamo insieme e lasciamo che le nostre risate terribili rimbombino in questo andro di morte. Pizziconi, lei sorprendente, tocca a Valodia adesso. Forza, Valodia. No, ma i russi, tu ti sa, ma io pessimo attore, convoglio. Allora convogliamo sulla Pizziconi, forse Pizziconi. Beh, io non sono attrice, Come, non importa, tutto quello che serve per fare l'attrice, non si preoccupa, va benissimo tutto. Allora attenzione, concentriamoci, guarda. Bernadetta Lourdes. Allora, lei si... Però difficile. No, ha baciato... È siega! Sì, è siega! Lei siega di dentro qualcosa dentro bosco. Biancaneve. Biancaneve che sega un nano. Cosa dici? Non è possibile. Questa sta tagliando. Se mai poteva essere Lisa, mentre segava l'anatra prima. Ma cosa dici? Era ancora viva. Ma non l'ho baciata prima. È vero, questo sta segando... ho capito. Giuditta e Oloferne. Bravo, signor Ferrari, mica era semplice, Anche io ho pensato Giuditta e Oloferne. Poi ho detto, ma no, Valodia, troppo ovvio. Allora io ho convogliato scelta dall'altra parte. Ma voi smettete convogliare? Mi dici una cosa, come mai l'ha baciata prima? Per assicurarmi che stesse dormendo. Non so se Giuditta avrebbe fatto, ma io personalmente avrei fatto. Con la sensibilità di Neuronia, guarda la meravigliosa. Strepitosa, attenzione, ha sentito? Attenzione, se questa notte senti dei passi nella stanza e qualcuno che entra magari e ti bacia, tu hai saputa, tu lanciati dalla finestra prima di perdere la vita. Tocca a me, attenzione, non è maschio, non è femmina, non è faccia, attenzione. È Marziano che ha visto il suo primo essere umano! No, mica è Jackson! Sei tu che fai il cretino? Questo è il mostro di Loch Ness sott'acqua! A un certo punto esce, vede, cosa vede? L'11 d'agosto del 1991 vede me e Lisa in macchina, Lisa completamente nuda che mi salta addosso e comincia a urlare.
veramente divertente. E soprattutto di ottimo gusto. E comunque ho parato, perché io questa cosa dell'occhio mi si sapevo niente. Ma infatti quello che ho sempre detto a Lisa, è stato inutile incidere con la migliore lima delle tue unghie un cuore sulla dura pietra scozzese. Mi spiace, ne faccio un'altra. Questa è bellissima. Ma che è? La morte del cigno. Ma perché devi rovinare tutto? È un suo cavallo di battaglia, l'ho visto 100 volte, basta, no? Costo mimo, altrimenti me ne vado a dormire. Bene, giochiamo a canasta, forse. Facciamo una bella partita. Ma no, è per idea. Un racco, ma no, discuti, uccidiamo tutti. Ma perché? Sì. Ma lui parla con noi. No, certo, hai ragione, Volodia, dobbiamo parlare, anzi, io prima devo innaffiare i fiorellini della notte. Aprite le vostre corolle, dolci fiori della notte, lasciate che la pioggerellina riempia i vostri calici. Ci abbiamo ancora da bere? In questa casa ci sono scorte per l'eternità. Abbiamo riserve per la notte, allora continuiamo nel nostro baccanale. Dobbiamo arrivare completamente ubriachi, forse. Pizzigone, finisca questo torbato, è il miglior torbato che abbiamo. Non mi manchi di rispetto, perché se non bevo il torbato che le offro, lì dove vanno? Ma io, signor Ferrari, lo dico per lei, perché quando bevo non sono più buona a fare niente. Dico a me del lavoretto che mi deve chiedere di fare, spero non sia troppo difficile. Sarò rapido e indolore come l'ago, non si preoccupi. Sono arrivati altri fiori, ma che cos'è, l'orto botanico qua? Cosa sono? No, non sono per me, sono per me. E tu come lo sai? Perché me li sono mandati io. Era un po' triste, ho detto, mandati dei fiori, Silberto. Ah, Generino, prima di andare via potremmo usarci la cortesia di prendere le ordinazioni per le petite déjeuner, per la piccola colazione. Tu come al solito una tisana diuretica alla sativa a base di finocchione, immagino, giusto? E Principe, tu cosa mangi la mattina? Ah, per me caffè no caffeina, latte no latte. Abbiamo anche uovo no uovo, banana no banana. Pizzigoni, immagino che lei mangi della crusca cruda o del miglio per mantenere... No, signor Ferrari, io ho fame, anzi, ma verità, soffro di fame chimica! Pane, burro e marmellata, 2 uova se ci stanno col bacon, prosciutto, formaggio, 2 yogurt, cereali, latte, 3 banane, il caffè molto forte. L'anatra è finita, ma la lasagna sta nel forno. Generino, magari sul vassoio della Pizzigoni io metterei dei fiori così e... le tue belle tazze da caffè, 2 tazze da caffè. E perché 2 tazze? Perché se se ne rompe una beve dall'altra, può tornare nel suo antro. Buonanotte. Antro di uomo onesto. Perché ha detto guardando me? No, c'ha l'occhio di vetro, guarda sempre dalla parte sbagliata. Eccola qua. A Gilberto dal suo vecchio amico Gilberto. Con affetto per sempre. Gilberto, sono tanto carino a volte, no? Che mi commuovo da solo. Purtroppo poi mentre scendevo le scale ho visto accartocciato, buttata proprio come proprio una cosa di disprezzo. Che cosa? Un bigliettino che avevo unito a dei gigli bianchi, come a tennis, come a scacchi, prendi mia moglie e giri i tacchi. Sono cornuto, sono contento, tu sei sempre nel mio... Perché l'hai buttato via? Perché io, ma non avevo dato importanza a bigliettina, no. E io penso che lui scherza. No, tu pensi che io sia un pagliaccio? No, tu non lo dici, ma lo pensi, forza Pizzigoni, dica che cosa pensa di me, forza. No, io mi rifiuto di considerarla come un semplice pagliaccio. No, come un pagliaccio ormai è andato a male. No, nemmeno. Un vecchio pagliaccio. No, neanche. Pizzigoni, questa imparzialità è rivoltato, o esprime un giudizio o si suicidi con un selfie, grazie. Allora... Lisa, se fossi obbligata a esprimere un giudizio su questo tuo ex compagno, cosa diresti? Per me sei un signore che ha bevuto troppo, che farebbe meglio ad andare a dormire. Mi sembra un po' sommario, così come giudizio non trovi. No, mi spiace, non lo so, sono un vecchio pagliaccio, lo so, un vecchio... Ma no. No, questo non giustifica la mia posizione, anche mio figlio che ha 24 anni ed è completamente analfabeta, non farebbe fatica a capire che dietro questa maschera spesso scorrono vere lacrime. Il mio era un grido d'aiuto, una richiesta di assistenza, un po' come quando uno si chiude 4 dita in una portiera e urla. Beh, ma io chiedo scusa. No, non c'è bisogno, io lo faccio anche, non so come dire, a tutela dei diritti di Lisa, che sono anni che vede questo vecchio clown fare le stesse capriole, una dietro l'altra, sempre le stesse, poi è stanca, stufa, e giustamente vuole cambiare vita, trovare qualcosa di nuovo. E anch'io, quando penso a questo Gilberto, pur simpatico, geniale, a modo suo, spesso mi trovo stanco di me stesso. Tieni, anzi, questa lettera,
tu credi che sia caso? Perché io non... No, è il caso, non pretendo che tu la leggi ogni sera prima di addormentarti, ma se la leggi mi farebbe piacere. Pizzigoni, lei ha un buon rapporto con gli uccelli? Gli uccelli? Sì. Cavolenta! No, gli usignuoli. Gli usignuoli, ne abbiamo un paio nel nostro giardino che in genere a quest'ora della notte intrecciano meravigliosi canti d'amore. Ecco, mi piacerebbe portarla in esplorazione, anche per scusarmi per la ruvidità del tono. Elisa, tu non hai nulla in contrario se io porto la Pizzigoni a vedere gli uccelli nel bosco? Con permesso, ci vediamo fra poco. Scalino nascosto può far l'ospite indisposto, attenzione. Notte senza stelle, senza vento, via piccolo Scheherazade. E voi sopravvivete senza di me. È durissimo, molti ci provano, pochi ce la fanno. Senti, hai ancora qualche goccia di quel tranquillante? Da. Da. Serata spaventosa. E andrò fino in fondo, Volodia. Io partirò quando ho deciso di partire, non un minuto prima, guarda. Dovessi anche nutrirmi solo di tranquillanti, litio. Beh, ma noi ringrazio, signori. Finalmente può ritagliare tempo per noi. Ma Gilberto voleva lasciarci soli. In realtà gli usignoli in giardino non ci sono mai stati. No, Lisenka. Canto d'amore di usignolo. È una registrazione che lui ha messo nel cavo di un albero. In realtà è l'imitazione di due gemelli fischiatori. Chi? Due cugini sardi della televisione, amici suoi. Pensa che lo scorso anno aveva messo la registrazione del ruggito di un leone. Gennaro si è talmente spaventato che l'hanno ritrovato seduto in uno stagno, in stato confusionale in provincia di Pavia. Ma perché uomo spaventoso? Ma io mi chiedo come tu hai fatto 25 anni con un uomo spaventoso. Gilberto è un personaggio davvero sconcertante, tu... Tu pensi di avere accanto a te un bambino, invece ti ritrovi accanto a un adulto terribilmente saggio ed erudito. Passi la vita ad indovinare quale mossa farà e a sbagliarti. Io odio girasoli. Io però, vedi, tu parli di lui con affetto. Cosa? Con mirazione. Ammirazione io per Gilberto, ma non farmi ridere. Semmai è una sorta di cameratismo, questo sì, ma niente di più. Ma io spero. Tu pensi che partirei con te se provassi ancora un benché minimo attaccamento nei confronti di Gilberto? Non sarebbe prima volta. A chi ti riferisci, caro? Eh? Alla tua prima moglie? Quella che si è risposata con suo secondo marito, quel cinese che aveva pure la litosi, eh? Grazie del paragone. Tu mi hai sempre detto che quella lì era matta. No, solo mezza matta. Poi io non ho fatto nessuno paragone. Tu hai fatto paragone, io solo detto... Io tu hai detto, ma io capisco che tu non detto. Allora tu fai santo piacere di capire ciò che io dice. Tu, sgradevole. Ah, sgradevole, tu che cosa credi di essere? Oddio, mio Dio, scusami, quel disgraziato ci ha stregati. È riuscito a farci litigare per la seconda volta. Tesoro, vieni da me. Tesoro, vieni qui, non avere paura. Non avere. Vieni, tesoro, cosa, che male ti posso fare? Vieni. Tesoro, io non ti posso fare niente. Cura! Prego, abbraccio, tesoro. Oh, caro, quando sei tra le mie braccia tutti i problemi svaniscono. E infatti è passata. Gli uccellacci neri sono volati via. E il cielo di nuovo blu. Lo vedi il cielo quanto blu? È terso, lo vedi? È terso. Tesoro, è inutile che ti specchi. Guarda che il mio rossetto è completamente indelebile, non lascia traccia. Ma tu sicura di questo? Sì, perché? Perché? Perché lui è un uomo sadico! Ma c'è Gilberto! No! Lui stamattina ha detto che io pieno di rossetto, allora lui ha preso il fazzoletto, messo dentro un whisky pulito che brucia. Perché voleva assicurarsi che in sua assenza non ci fossimo baciati. Lo capisci, tesoro, che è impossibile che tu l'abbia potuto battere agli scacchi? Che cos'hai? Cos'hai? Io? Gamba molla. Io deve sedere. Sì. Io vuole acqua con gocce. Sì. Io vuole pigiama. Io stamattina quando io ho arrivato, io dovevo andare a letto subito. Ma io oggi 10 anni più vecchio. E io? Io? Che cosa dovrei dire? Tu conosci una donna che abbia subito una tale umiliazione? Ma quale umiliazione? La signorina Pizzigoni, l'hai sentito prima mentre ordinava la colazione, 2 tazze in camera di quella lì, oddio che schifo! Lui in pigiama, lei con una camicia da notte, io l'ho vista, tu è presente alla rete del pescatore di Chioggia. Ecco, copre molto in più. Si vede tutto. Ma che cosa fai? Ridi. Tu ridi! Volodia, devi fare una grande cortesia.
zia, tu gli devi parlare. Ah beh, io devo parlare a lei. No, a lui devi parlare, allora sei imbecille, non capisci. No, non è vero, capisci, sei intelligente. Tesoro, perdonami, ma anche tu. Cerca di essere collaborativo, no? Ma io che cosa devi dirci? Allora, tu gli devi dire, che lui non ha il diritto di trattarmi così dopo 25 anni di matrimonio. Poi gli devi dire che la deve smettere di fare il mimo nel letto di quella piccola ninfomane. E poi gli devi dire che io e te ce ne infischiamo se lui si prende tutte le colpe del divorzio. Oh, io ho sbagliato prima. Tu non parli di lui con ammirazione. Tu parli di lui con gelosia. Io gelosa di Gilberto, ma non farmi ridere. Ma che ti sei bevuto? Pure il cervello ti sei bevuto. Vabbè, allora se non è gelosia è gusto di possesso. Ma va. Perché tu non sopporta di vedere sul letto di altra qualcosa che prima era tuo. Deplorevole. L'hai finito il comizio, quindi scusami, tu non vuoi parlare con Gilberto? No. E perché? Mi si dà un motivo, una motivazione, qualcosa? Motivazione? Sì. Ottima motivazione. Perché io desidero ciò che tu temi. Io vuole che lui va dentro letto di pizziconi con pizziconi. E vuole anche che lui prende lei e avvolge dentro rete da pesca di pioggia. E vuole anche che tu rimani dentro camera con loro, seduta su sedia a guardare. Ma Dio, cosa? Mi sembra un orribile sadico. Io sono uomo che ha imparato prova più difficile, proveniente da questo basso mondo, prova di amore. Tu vuoi bacio? Può dare forza? Magari in un altro momento. Ora che io conosce strategia di squadra avversaria, io domando a te, io può venire vicino tua porta per bussa e saluta? Ma guarda, mi farebbe tanto piacere, ma purtroppo ho mal di testa. Ecco, che fai? 20 euro. Io scommesso con me stesso che tu stasera mal di testa e io vinci. Buonanotte. Gennaro, che fai? Non sei ancora a letto? Aspettavo la fine per sapere. È 10 volte meglio che in televisione. Complimenti! Complimenti per cosa? Ma per il signor Smirnoff, dai! Ora sì che è fatta! Cosa? Sì! Cosa è fatta? Colpito e affondato! Oddio, ti prego, Gennaro, non ti ci mettere pure te! Tirato con una frittata! E che l'altro lo vengo pure a sapere! Vedrai che la smetterà di scimmiettare con quella creatura! La lascerà, te lo dico io! La lascerà come una patata bollente! Forza, piccola mia! Nessuna pietà! Te rigo la pazzanga! Te rigo la pazzanga! Te rigo la pazzanga! Te rigo la pazzanga! No! Attenzione! Scalì! Non sai che cosa ti sei perso? Meraviglioso, signora Ferrari! Avrebbe dovuto venire con noi, non sai quanto mi ha fatto ridere il signor Ferrari! Una delle trasmissioni più belle della mia vita, capisci? Poi peccato che tu non sia venuto in divina. Che cosa ha visto la Pizziconi? Che cosa ha visto la Pizziconi? Gli usignoli! Gli usignoli! Ma dov'è Volodia? Volodia! L'hai mangiato! Dov'è? Sputa il Volodia! Perché è molto tardi, si è fatto tardi. Volodia. E adesso me ne vado anche a dormire perché si è fatto tardi. Volodia! Si dica guarda lei. Come cerca ormai bene il Volodia! Ormai non ci va a dormire? Ma io non c'ho mai sonno, signora Ferrari. Di rado vado a letto presto quando mi capita né mai per dormire. No, e in genere è per leggere, sì, perché io amo leggere a letto. Oddio santo, ma che è? È una forma di narcolessia strana. Proprio... No, la signorina è stanca, vuole andare a dormire a leggere, la vedi? No. Perché glielo vuoi impedire? No, lei non vuole andare a dormire, adesso mi deve dare una mano. Perché adesso lei deve ripagare tutto il torbato, la cosa che si è mangiata. Ma io sono pronta, eh! Parlale solo! Bene, allora se è questo il livello io me ne vado a dormire. Ma no, ma aspetta un attimo! No, me ne vado a dormire, ma buonanotte, Giberto! Buonanotte! Buonanotte, signorina Pizzicone! Buonanotte, signora Ferrari! Buonanotte, parlale solo, incredibile. Ti vedo lì dietro, buonanotte! Buonanotte, Giberto! Sveglia, Pizziconi! Allora, forza, siamo qui per battere la fianca, qui dobbiamo lavorare. Dobbiamo mettere in atto il piano della notte, che è molto complesso e anche molto delicato. Vogliamo finire di ubriacarsi così nella parte notturna sono un po' più disinibito, diciamo. Dico, è necessario che io capisca tutto quello che mi dirà. Sì, fine.
fino all'ultima virgola, è determinante. Ecco. Allora niente alcol per me, grazie. Allora mi segua bene, io dormo nella stanza vicino alla sua. L'avverbio è fondamentale. Stanza e avverbio? No, vicino all'avverbio. Pizzicone, sveglia, per favore, puoi cercare per un secondo di tenere acceso il cervello e di far funzionare quella parte dell'emisfero che la mamma generosamente le ha dato e smettere di essere mia segretaria, provi a essere una persona normale, così. Dipende, lei chi ha invitato, la signorina Pizzicone o Chanel? Ma chi se ne frega da Pizzicone? Chanel, va benissimo. Oh, e allora dai un po', Gilbeo, potevi pure di prima, no? No, ma non puoi spogliarti qui, no, perché qui c'è... Ma pare di capire che vuoi dormire in una stanza vicino a mia! Sì, esatto, però sarebbe molto meglio, insomma... Ascoltami, quando io entrerò nella stanza e sarò magari in disabile... No, ma aspetti un attimo perché io non ci vedo una mazza. C'ho meno 7 da una parte, meno 5 dall'altra... Allora è importante perché io probabilmente, non so, metterò qualcosa di leggero, insomma, dovrò infilarmi poi nelle lenzuola. Ma vedi come ne sei invecchiato, Gilberto! No, nel senso che è molto importante che dormendo nella stanza vicino tu lasci la serratura aperta, capisci? C'è claustrofobia, Gilberto! No, no, che ho 46 di piede e non passo dai buchi della serratura. Vabbè, devo infilare nel letto mio. No, no, beh, se la cosa non ti dà fastidio, insomma, se non ti sono, capisco la differenza d'età, se non ti è ripugnante, io... Ripugnante non ti butta giù così, Gilberto, dai! No, nel senso che mi faresti un grande piacere. E non c'ho dubbi! No, nel senso che non... è molto importante che quando io entro nella stanza e tu mi trovi vicino a te, insomma... mi segui? Mi sì, segui. Vabbè, ho capito. Faccio un gran favore a te! No, mi faresti un grande favore, capisci? Sì, a te e a tutti quanti, Gilberto. No, ma non solo a me, anche a Lisa, a tutti gli altri, sì, capisci? Vabbè, a tu zia, a mio nonno, Gilberto. Io? Sì. Che devo fare? Io? Aspetta, dunque, mia moglie vuole il divorzio, no? Però non ho ancora deciso bene come organizzarsi. Grazie. E sarebbe molto importante organizzarlo per... Vabbè, Gilberto, sei imbastito un delitto d'adulterio, esatto. Specialmente pensato per Gennarino. E è qui che entro in gioco io. Non sei un genio, Einstein confronto a te è un ritardato mentale. Allora, se mia moglie però preferirebbe che io portassi una prostituta a casa. Ma che è il film dell'orrore? Ma infatti quello che dico io, perché portare una prostituta? Perché farlo in un bagno pubblico quando abbiamo una piscina a forma di cuore in casa, mi spiego? Posso farti un caffè che magari ti riprendi? Grazie, al momento no, Gilberto. Allora, quando io entrerò nella stanza e finiremo a letto insieme, e ci saranno pettegolezzi, insomma, non potrai mai più lavorare per me. Greve, Gilberto, a questo non ci avevo mica pensato. Ti ricordi la segretaria del capo delegale di Morelli? Ma chi? Giovanna Nicolucci? Sì. È successo qualcosa? Un pazzo al volante di una Maserati. Se l'è portata via in 5 minuti. Se l'è portata via? Sì, alle Maldive, si sposano il mese prossimo. Me coglioni! Io ne approfitterei per prendere il posto della segretaria al volo, capisci? Pizzicone! Beh, bisogna vedere se Morelli è d'accordo, va visto una volta sola. Ti è bastata, credimi, ti è bastata. Beh, Gilberto, so veramente che ti... Poi mi dispiacerà di lasciarti, ma se si deve fare... Si deve fare, se no. Deve fare. Benissimo, allora noi ci vediamo domani mattina sul presto. Domattina 7:30. Sì, anche prima, è importante che Gennarino non mi senta a russare nella stanza accanto, perché se si dovesse accorgere tutto questo... No, a quel punto saresti costretta a ricorrere a una di quelle. E che questo non deporrebbe a nostro favore, anche lì se non soffre di insonnia, è importante che non mi veda che ho dormito in un'altra stanza, mi spiego? Perché? Perché diciamo, questo complicherebbe un po' le cose, è più importante che io dorma... Vabbè, Gilbert, ho capito. Ti dico io cosa ti vorrebbe a favore tuo. Bravissimo. Che Lisa ti sentisse russa nella stanza mia. Esatto, sì, esatto. Russi molto forte. Se dormo, sì, se non dormo non russo invece. Diciamo quando dormi. Un orso che ha mangiato pesante. Mamma, non so se mi piace. Sì, ma io se tu fischi io smetto di russare. Ma c'è sta un problema, non so fischiare. Io ti insegno a fischiare, io ti insegno a fare, ti insegno. Vabbè. Inventiamo qualcosa. Stavamo facendo Pilates, che a quest'ora fa sempre bene. E lei che fa se spoglia nel mio salotto? Ma vada a dormire, vada. Sì,
Non ti preoccupare, porto su io bicchieri, bottiglie, in modo che la notte inizi dalla parte giusta. Buonanotte. Cosa fai a quest'ora? Metto in ordine i bicchieri. Sì, alle 4 del mattino. Sì, perché non dai anche la cena, già che ci sei? Buonanotte, arrivederci. Io ho da fare. Che cosa fai? Ti prepari per un galà di beneficenza? No, un appuntamento di un certo livello ai piani superiori. Hai qualche proposta alternativa? No, io no, ma la pizzicone è piena di proposte. Se, ma già che ci sei, perché non molli fiori, che sei abbastanza ridicolo senza. Perché mi servono? Fammi passare. Vuoi per che ti faccia luce con una fiaccola, una torta? Non rendere tutto più difficile. Posa il vassoio, io ti devo guardare. No, non lo posso. Posa il vassoio. No, non lo posso. Posalo! Gilberto, tu sei un abominevole bugiardo. Tu hai detto che saresti andato in camera di quella ragazza, no. Ma soltanto al mattino. No, io ti ho detto che sarei andato, non ho mai specificato a che ora sarei andato. Non che farei una pessima figura, perché potresti essere il nonno. Io non sono suo nonno, lei non è mia nipote, mi sembra ci sia una predisposizione per una notte molto interessante. Ma io non capisco a cosa serve questa conversazione. Tu hai delle, stai scappando col tuo amante russo per Parigi. Io parto con l'uomo che amo. Oh, sì, e io vado a fare una riunione a livello materassale col capo del mio staff. Tu alla riunione non ci vai, capisci? Dio te lo devo, Dio mi sento. Cosa? Oddio, mi sento. Il cocolone. No. Mi sento male, mi sento, non mi far agitare, ti prego. Cosa? Gilberto, non andare da quella ragazza. Fallo in nome di tutto quello che ci lega. Il nostro primo incontro tra i prosciutti. Ma per favore, cos'è? Sì, il nostro primo incontro tra i prosciutti, poi il nostro primo bacio alla stazione di Rogoredo, e Loch Ness, e pure gli orfanelli, insomma tutto. Gilberto, se ci dobbiamo lasciare, facciamolo in un clima di rispetto. Ma posso, fammi passare, lascia, senti tu gli orfanelli, Rogoredo, il patanegro, te lo vuoi ficcare? Gilberto! Rinuncia a Smirno! Mai! Io a Bologna non ci rinuncio. Se non ti sposti spacco l'unico malleolo che hai su quel caviglione. Va bene, vai, ma chi ti trattiene? Ma chi se ne importa? Ma vai. Io vado. Ma sì, vai. Vado, ma, eh. Ma me ne importa solo. Non tornerò mai più. Vai via, Gilberto Ferrari. Esci, parti. Sei calda come i baci che ho perduto. Passato che il cuore mio vorrebbe cancellare estate, il sole che ogni giorno ci sta. Gennaro, senti, vediamo se ho capito bene. Allora, tu prendi il vassoio con la colazione per portarlo in camera della Pizziconi. Sali le scale. Arrivo sul pianerottolo del primo piano. Ovvio, sì. E lì che cosa vedo? Sul pianerottolo del primo. Sul pianerottolo del primo, che cosa vedo? Non lo so. Vedo l'orologio! L'orologio che funziona! Ma a me cosa me ne frega? Come che te ne frega? Un orologio che era fermo da 3 mesi e che all'improvviso si rimette a funzionare, non te ne frega? Ma è un segnale, piccola mia! Vuol dire che stanno per accadere delle cose! Aspetta e vedrai. Sì. Arrivo sul pianerottolo del secondo piano, sto per bussare alla porta di quella... Della Pizziconi, tu bussi, qualcuno ti dice di entrare, tu entri. Racconti tu o racconto io? Entro, sì. E che cosa vedi lì? Mio marito e la Pizziconi seduti sul letto. Ma allora sai tutto. Entri, e cosa vedi? Vedo quei due. Vicini. Acceccate. Tra di loro non passava uno spiffero, tanto che mi stava cadendo il vassoio dalle mani. E lui sembrava felice. Come un gatto davanti al topo, il disgraziato. Uè, ma se qualcuno avesse fatto la stessa cosa a me, già si troverebbe sulla strada del cimitero, eh. Spero che almeno tu divorzierai. Ma sì, Gennaro, divorzio. Ah, finalmente vedrai quando andrai a testimoniare davanti al giudice. Signor giudice, era di presto mattina quando bussa alla porta del signor Ferrari per portargli la colazione, e cosa mi tocca vedere? Che cosa mi tocca vedere? Il suddetto Ferrari aggrappato al seno di quella svergognata. E avrei come spuderà tutti i suoi denti, caro Don Gilberto! Gennaro, io sono colpevole quanto lui, io ho un amante. Un amante, non farmi ridere, tu non sai neanche che cos'è l'amante, tu sei una santa! Io sono l'amante di Volodya Smirnov da più di 3 mesi. Il signore col caviale? Sì, e stamattina partiamo insieme per Parigi. Non ci credo. E vai, camera mia, ci sono le valigie già fatte.
Gilberto sa tutto, per quello che ha fatto venire qui la signorina Pizziconi, in modo che tu li potessi sorprendere insieme e ricadessero su di lui le colpe del divorzio. Il signor Gilberto ha fatto questo? Eh sì, il signor Gilberto ha fatto questo, si è sacrificato. Ma allora il santo è lui? Eh no, tra lui la santità in mezzo, c'è l'oceano Pacifico. Pensare che stamattina quando ti ho visto così presto tutta bellella vestita, ho creduto che tu volessi andare a messa. Invece eccola là la tua messa. Parli del diavolo! Come, scusi? Ma sei tu il diavolo, Volodia! Lo sai che ho detto tutto a Gennaro e devo dire, mi sento meglio! Ah, questo è importante! Buongiorno, Lisa! Buongiorno, cos'è, sei arrabbiato? Sì, sì, io confesso. Io mi aspettavo a partenza con più poesia, meno formale. Ma dal momento che tu hai deciso di informa lui, io adevo. Era l'unico rimasto a non sapere. Guardi che io sono di famiglia, eh. Io ho visto nascere, no, io so. Sì, nascere, sì, nascere, se per questo anche cresciuti i suoi figli. Che povere creature rimarranno sbalorditi quando sapranno la notizia. No, piccola mia, non ti credere che io ti sto accusando, lo so. Quando si ama non si è scelta. Voi mi raccomando, me la tratti bene, che se lo merita. E poi è fragile, eh? Non è vero, io non sono fragile. Sì, sei fragile. Non è vero. Sei fragile. Un tempo il signore la chiamava il suo piccolo vaso di murano. Queste cose a lui non interessano. Queste cose a lui devono interessare, visto che da stasera passi in carico a lui. Una donna in viaggio non è sempre cosa semplice. Ma io ho portato tante donne in viaggio, sempre riportate vive. Brava, e se questo casco, lei che fa? Te viene casca, perché Lisa, tu caschi! No, non casco! Allora. Ma che cosa casco io? Ma perché devo cascare? Caschi, ma perché non sei cascata l'altro giorno mentre andavi in ufficio da signor Ferrari? Ma è successo 13 anni fa! Qui sei cascato, però gli ho detto! Ah! E mi raccomando, questa qua ha bisogno di riposo più di ogni altra cosa, 10 ore a letto! Ecchi! Quando dico letto, io dico sonno! Ma che Gennaro, ma per piacere! Come so chi? Poi non si deve mai arrabbiare, non si deve emozionare e non deve fare fatiche inutili. Non è che la portiamo sui binari delle stazioni a trascinare le valigie. Ma io non porto Lisa in giro per stazione a trascinare valigie. E poi un'altra cosa, una cosa importante, il cibo. Mi daranno da mangiare, stai tranquillo. E che cosa ti daranno da mangiare? Il dottor Mastantonio è stato categorico. Niente acqua, niente formaggio, niente salse. E chi le che fa me la porta in Francia? In Svizzera doveva portare. È Parigi costruita in Francia, io che cosa posso fare? Ma io pregherò per voi e speriamo che non succeda niente. È cattolico naturalmente. Agnostico. Quasi è preso, vabbè. La tenga all'ombra, Questa qua non sopporta il caldo. Beh, io doveva prendere appunto. Ma vero caro, tu pensavi di partire per una fuga d'amore, invece ti ritrovi a portare in giro una povera salma. Ma a tutti noi a piccoli acciacchi. Acciacchi? Quali acciacchi? È lui che è iperprotettivo. Ma perché mi guardi così? Ho una brutta cera. E tu pallida, Tu sicura stai bene? Ma che stanotte non ho dormito. Parigi ti rimetterà a nuovo. Rimettermi a nuovo? Ma perché sono da rotta mare? Ma allora non mi portare a Parigi, portami a Lourdes. Prenderai forza allora se preferisci, perché giornata di ieri spaventosa. Tu passa brutta notte, ma è normale, tu stamattina a piede gonfio, occhiaia. Vede, tu non più giovane, Lisa. Sì, anche io fuori fuori. Ad ogni modo sei sempre molto gentile, Volodia, grazie. Lui fa questa vacanza, lui fa questo piccolo regalo, sì, io prendo piccola precauzione. Hai intenzione di assumere un infermiere? No, io seguo i consigli di Gennarina, che conosce bene te. Guarda che io non sto partendo per un viaggio della speranza sotto controllo medico. Io parto in fuga con il mio amante! Hai presente la differenza? Sì, ho presente. Ecco, allora non prendo nessuna precauzione, no! Anzi, mi voglio mangiare il croissant alla crema, poi mi mangio la bouillabaisse, e poi le scargo la bourguignon, e poi mi spalmo tutto il pâté de foie gras addosso. E poi non andiamo mai a dormire, andiamo a letto, poi fiumi di bordo. E poi tu senti male. E tu mi curerai. Tu ti metti il camice bianco, poi mi misuri la febbre, mi vuoi misurare la pressione, così ti impari a portare in giro una vecchia carampana in disarmo! Ma che campana? Ma io non vedo campana! Lisa, ma cosa è che hai? Io non ce la faccio più, non posso più, lo capisci? Ma perché tu mi strapazza come uovo stamattina? Neanche detto buongiorno! Questo buongiorno te l'ho detto! Ah, perché Gilberto passa notte con Pizziconi, tua statua di delirio! E tu come lo sai? Perché lui è uomo che mantiene promesse! Lui dice che fa, e fa. E poi camera di Pizziconi sopra la mia. Io ho sentito ridere loro fino a 4 di mattina. Ridevano, ma è orrendo, è orrendo.
Io davvero, io pensavo di conoscere logica di donne, ma tu stupisci. Perché quello Gilberto è un uomo detestabile, fatto di vostra vita coniugale inferno, e adesso tu singhiozza, perché lui passa notte con bella ragazza. Quella non è bella, è brutta, brutta. Eravate d'accordo, sì o no? Eravamo d'accordo che lui salisse in camera di quella, ma soltanto al mattino. E invece c'è entrato ieri sera, sono le 9, ancora non esce. E tu lamenti. Ma tu non ti ricordi che io sono sua moglie? E tu non ti ricordi che diventa mia moglie? Oddio, scusa, è vero, un vuoto di memoria. Ma io prendo le situazioni in pugno. Tu hai bagagli pronti? Ma io devo solo chiudere. Tu va a chiudere i bagagli. Sì. Poi noi prendi mia macchina, sì, e va a casa mia a Milano. Ma sì, guarda. A Milano. Andia sì, infatti, a Milano. A Milano. Buongiorno, buongiorno. Chiedo scusa. Sono arrivato con una giornata spettacolare al Technicolor. Giornata ideale per la partenza. Sì, 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 quello che dicevo anche io. Dormito bene? Diciamo un'oretta, poco ma tonico nell'insieme, diciamo. Tu come hai dormito? Ma così. Invece la tua nottata immagino meravigliosa. E come direbbe il generale Cadorna, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, abbiamo bombardato tutta la notte. Immagino che Gennarino ti abbia dato informato su tutto. Sì, mi ha informato, ma io ero molto distratta. Bene, comunque, partire per partire è meglio partire subito. Buona giornata, buon viaggio. È quello che dicevo anche io, eh. Sì, sì, sì. Lui prende mia macchina, va a casa mia a Milano. Stasera prende treno. Ah, che bello, tutto fatto, perché i bagagli sono già chiusi, i bagagli, no? Perché mi hanno permesso di prendere qualche appunto, perché è tanto distratta, lei si dimentica tutto, mi raccomando, eh. No, la maglia di lana, biancheria, biancheria di sotto, vestiti, camicie, camicette, camicine, creme idratanti, le calze, i gambaletti antitrombo per l'aereo, sono importanti, il forno, i clisteri, la borsa dell'acqua, la cosa per i reni. Mi sembra di aver messo tutto, ovviamente la pasta. È importante. Ma io non porto la dentiera! No, 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 amore, no, ho un ponte grossissimo. Tu ti ricordi che a Londra abbiamo fatto la risa e è partito il ponte al ristorante tutta la notte a cercare il ponte sotto. Lo tenga che non si sa mai. È tanto distratto anche l'altro giorno, quando siamo partiti per il nostro viaggio, cos'era, 3 mesi fa, e si è dimenticata le chiavi dei bauli e all'aeroporto le ha fatte saltare in aria e poi è così. D'altronde, come avrei fatto ad essere sposata con un essere come te per 25 anni se non fossi stata un po' cretina? C'è un cazzotto questa qua. Colpisce sotto la cintura. Sono molto preoccupato per te, Valodia. No, non è un tuo problema. No, perché tu tecnicamente sei preparato, ma lei poi c'ha un destro che è terribile. Vabbè, comunque, che vinca il migliore. Tu hai tutto, no? A posto, magari non hai dimenticato niente. Ma io non dimentico mai niente. Sassolino? No. No, perché un direttore d'albergo amico mio mi dice che l'uomo, che è un essere apparentemente intelligente, ricorda tutto ma tende a dimenticare lo spazzolino. Certo, ma cos'è? Tu bevi whisky, ma 9 di mattina. No, 9:20 siamo in orario perfetto. Se dovessi dimenticare lo spazzolino, io te lo lascio nella stanza degli ospiti. Mi casa su casa. Ah, non ti ho mai detto la barzelletta, quello dello spazzolino, che se quello che dorme di sopra e si sveglia vede che c'è quello di sotto che si lava i denti col suo spazzolino, dice: ma cosa fa? Si lava i denti col mio spazzolino. Dice: no, scusi, credevo fosse lo spazzolino del passeggero precedente. Non è venuta bene, non importa. È l'unica barzelletta sugli spazzolini che avevo, peccato. Gilberto, quelli con tuo umorismo da noi in Russia, Siberia. Oh, mi sarebbe tanto piaciuto vederti partire schianacciandoti dalle risate. Ma eccola, Pizzigoni, si è dimenticata di vestirsi anche oggi. D'altronde in quel piccolo pacchetto ci poteva stare solo, appunto. Non male, com'è andata la colazione? Ha divorato quella pantagruelica colazione, mia piccola piragna? Sì, però l'ova erano finite, mai la gioia, Gilbert. Buongiorno, signor Smirno. Buongiorno, signorina Pizzigoni, dormito bene? E lei? Beh, poco, date circostanze, lei. Benissimo, date circostanze. Già aveva una circostanza migliore, cosa posso dire io? Ma signora Lisa ne è ancora scesa? No, no, scesa, risalita, riscesa, risalita, non riusciamo a fermarla in realtà. Volodia non aspetta che lei per partire, ovviamente. Ma sa tutto? Sì, 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 Gennarino si è comportato a meraviglia, ha funzionato tutto. È molto arrabbiata con me?
E diciamo, se è venuta per chiedere un prestito, passerà il mese prossimo. Comunque non deve temere per la propria incolumità. Lei non ha detto che era d'accordo. No, sa, quando ti levano un dente per due o tre giorni sei di malumore. Con permesso, finisco le mie abluzioni e torno. Provi a raccontare una barzelletta, magari in russo, così la capisci. Con permesso, chiedo scusa. Quindi anche lei oggi parte per Francia, signorina Pizziconi? No, domani. Ne ho trovato posto sul treno di stanotte e odio l'aereo. Ma vero, strano. Ah, io pensavo lei donna tecnologica, lei donna moderna. Scorgo forse una sorta di biasimo nelle sue parole, signor Spirno. Non avrò mica scandalizzata. Stranito. Perché ho ricevuto una stanza via il signor Ferrari stanotte? Mio Dio, sì, è sorprendente. Perché la signora Elisa, quando viene da lei, si ferma sulla soglia? Cosa c'entra, vai? Io sposa Lisa! Ah, ho capito! Quindi per lei il matrimonio è una specie di gomma da cancellare, no? Uno si sposa e fa tutto a posto! Signorina, sembra quasi che lei scambiato me per Puritano che va dentro bosco con Biancaneve a fare porcaria! Guardi, se lei dice sembra quasi, vuol dire che mi sono espressa male! Lei va troppo oltre, signorina Pizziconi! E tu non me dovevi spingere, Volodia, posso andare pure un po' più oltre! Volodia! Volodia, non te chiami così, Volodia! Volodia, ti dirò la differenza tra il mio amore a libero servizio e il tuo amore a tariffa fissa, matrimonio incluso. È che io mi diverto, tu fa un sacco di cazzate. Ma tu forse alludi al mio matrimonio di prima? No, no, ma pure a quello di vostra povera signora Lisa. Vabbè, tu dici povera, io dici grazie da parte mia e da parte di Lisa. Ah, quindi io non buono marito. No, non è una questione di buono o cattivo, è che tu proprio non sei marito. Cosa sono? L'amante! Amante? Tu sei un campione dei 100 metri che sostina a fare maratona! Quindi il tuo sistema c'è uomo che nasce marito e uomo che nasce amante! Bravo, Volodia! Sei il primo della classe! Beh, ma sicura che tu, io amante, no? Che tua diagnosi sbagli? No, no, c'hai tutti i sintomi classici. Febbre da conquista costante, preferenza marcata per amore fisico, natura passionale, inclina all'affanno! Ma grazie, professora! E Lisa cos'è? Lisa è una moglie, si capisce subito. E Gilberto? Gilberto è marito, indubitabilmente è vero marito. Quindi vero marito è marito che tradisce moglie? Sì, ma pensando a lei. E amante? Pensando a se stesso. Io mi domando come è possibile che lei ancora oggi non è direttore di Giornalina di Cuore. E tu fonda la sta rivista, Volodia, poi fammelo squillo. Vabbè, ma io fondo, poi ti chiamo, mi raccomando, tu fai buono viaggio. Fai Volodia, bravo. Ma non è vero che ti piace corteggiare sempre le donne degli altri. Per favore, c'è l'ultimo treno in partenza ora, io lo prenderei perché se no rimane a piedi. No, no, ma io 10 minuti e sono pronta. Anzi, se dovessi partire senza incontrare la signora Lisa, gli puoi dire una parola buona per me? Sì, che le dirò che è annegata nella vasca da bagno, arrivederci. Oddio mio, Volodio, che faccia che hai, sai, quella classica espressione di chi si deve lanciare col paracadute ma non ha letto le istruzioni. È la partenza con Lisa che ti agita un po'. No, è assolutamente no. No, 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 io capisco, quando si parte con una donna uno è sempre in agitazione, quando poi si parte con la donna di un altro è un po' peggio, ecco. Posso essere un po' invadente, ti spiace? Tu? Invadente? Quando mai? No, perché mi chiedevo, ma le altre tre ex mogli, dove sono finite, disciolte nell'acido, dove sono? Beh, ma io no, assassino. Io ho sempre lasciato con loro d'accordo. No, perché non vorrei fra qualche mese scoprire che anche Lisa è chiusa in un armadio insieme alle altre. Insomma, Lisa è stata così infelice con me. Io ci terrei così tanto che con te finalmente fossi una donna serena. Io conto molto su di te, Volodia. Ma slava poco! Ma sembra quasi che tu dai figlia a me da sposare. Beh, ma Lisa ha scelto libera me, te. Poi lei maggiorenne, dico. Largamente maggiorenne. Sì. Diciamo la parola largamente, io davanti a Lisa non la direi, è un po' pesante. Io sono pronta, e tu? E tu? Io sì, io ho bisogno di 10 minuti, mamma mia. Ma tu a faccia straccia. Io non voglio che lei sembra faccia straccia. No, io la prendo valigia. Cosa dici? Cosa dice questo? Che lingua parla? A parte che non si capisce. Che lingua parla? Chi è questo qua?
faccia straccia, ma come si permette? Sei solo appena appena un po' pallida, quel tuo pallone, quel tuo color porcellana, che io fra l'altro ho trovato sempre estremamente sexy, che poi questo tuo colore, quando mi metti questo cappottino qui, io divento pazzo, ma cos'è? È un venegazzone questo, no? Zampa corta, gli accessori, il resto venegazzone. Zampa corta, venegazzone, io sono pazzo. Ma te lo ricordi? L'abbiamo scelto insieme questo. Sì, è vero. Cioè, praticamente ogni oggetto che c'è in questa casa noi l'abbiamo scelto insieme. È vero? Per un volo abbiamo scelto tutto insieme. Ti prego, Gilberto, non rigirare il coltello nella frittata. No, ma così è tanto per rigirare. Così. Hai già parlato con i bimbi? No, i bambini glielo dirò quando torno dalle vacanze. Poi lo sai come fa Alto Riccardino, lo trasforma tutte le sue emozioni in musica, è così, così delicato. Io già me lo vedo tornare a casa, la mamma è già scappata, papà non è tornato, mi sento tanto solo, mi sento bastonato. Fratello, passa lo spinello, mi sento tanto solo in questo gran bordello. Fratello. Secondo te. Mi sono sempre chiesto se è distrofia muscolare oppure perché. Il ciuccio doveva levarglielo però dopo il 16. Ti prego Gilberto, quando parlerai con loro, cerca di non essere troppo cattivo con me. Ma se ti dico che mi assumo tutte le responsabilità. Lo so, è cominciato già da stanotte, no? Con la pizzicola. Dio mio Gilberto, ma come hai potuto fare una roba del genere sotto il nostro tetto? Ma dove dovevo farlo? Nel bosco con i cinghiali questa notte, scusa. E tu eri assolutamente d'accordo, io sono. Ma io ho fatto di tutto per impedirlo. No, tranne rinunciare a Smirnoff. E tu, Elisabetta, Giovanna, Carla, Barbara, Elena, hai rinunciato. Ecco chi ha cancellato l'agendina dal mio cellulare. Ma quella lì non era un'agendina, quello era un database di mignotte. Anni e anni di lavoro. E poi se ho spinto un tasto, delete. Una violenza terribile. E io come uno stupido in tutti questi anni ho creduto alle tue famose riunioni di sceneggiatura. Beh, guarda, molte sono andato, io ho dovuto lavorare. Allora guardami negli occhi e abbi il coraggio di dirmi un numero. Beh, diciamo un 40% di riunioni di sceneggiature, un 40% di diciamo riunioni occasionali con donne, poi un 20% di mercenarie e un altro 25% di cose orribili di cui non ricordo foggia, dimensione, faccia. Fa 125%. Togli la ritenuta da conto. Ci sei andato a rimettere? Un po' ci ho rimesso, guarda, nessun rimpianto, tanti rimorsi, però guarda, non sai com'è duro tradire la donna che si ama. Insomma, ti sei sacrificato. Un po', sì, guarda. Se avessi ancora una sola parola d'onore. D'onore, io te la darei, giuro. Non ne hai più? No, l'ultima me la sono giocata a Natale l'anno scorso. Mi spiace. Senti, vuoi che ti dica come con le altre? Ma non lo so, come, magari come con la droga. No, è come quando mangi lo zampone freddo. Se prima di mangiarlo di notte hai un dubbio, poi lo mangi e dopo averlo mangiato rutti per mesi e mesi. Però questo zampone tu te lo mangi lo stesso? Sono tanto debole. Cosa pensavi di aver sposato un monaco tibetano? Scusami, io sono Gilberto Ferrari, un normotivo. Ma sì, ho sposato te, ho fatto sta fesseria. Però questa fesseria ha messo al mondo quelle due creature che quando matureranno verso i 50 vedrai i risultati. E poi tu passa il primo principe russo e gli corri dietro come un cagnolino. Ma guarda che Volodya è un uomo compassato, molto elegante. Ma dove elegante, che gli manca il cartellino del prezzo, sembra uscito da un negozio. Volodya è un uomo innamorato. Ma anche i conigli vanno in calore e si innamorano. Cosa c'entra ora il coniglio? Il coniglio, poi ti dico come andrà a finire. No, non lo voglio sapere. Te lo dico lo stesso, invece tu morirai di noia. Sì, tumulata nella noia. Passerà le tue serate in Lucania o a Krasnojarsk, che poi è la stessa cosa, davanti al fuoco dove lui la sera ti leggerà le quotazioni in borsa di Mosca, poi si alzerà fumando la pipa, ti offrirà dell'orzata e ti guarderà con sguardo lubrico, si leverà le bretelle. Ma Lodio non può
porta le bretelle? Ce le ha tatuate addosso. C'è chi è nato con la camicia, c'è chi è nato con le bretelle. Quello lì è nato con le bretelle. E a quel punto tu ti sentirai giovane, fresca, come un quadrifoglio abbandonato dentro un vecchio libro. Hai finito? No, non ho finito. A quel punto ti vorrei mangiare le dita dalla disperazione, ma non potrai, perché saranno coperte di anelli preziosi. Ti vorrai impiccare, ma avrai il collo delle collane costosissime. A quel punto non ti rimarrà che avvelenarti, che suicidio. Ma in casa non c'è veleno, c'è solo chinotto. E da quel punto che tu rimpiangerai il tuo vecchio Gilberto, poetico, straordinario, melodico. Ma sarà troppo tardi, perché noi ce ne saremo già andati. Tu e Gennaro... Ma che cazzo me ne frega Gennaro? Io faccio lo sceneggiatore, non l'archeologo. Quindi vogliamo rinverdire il personale, Che facciamo? Ci mettiamo quella pizziconi a farci la badante? Brava, vedi che non ci avevo pensato alla badante. Ma tu sei matto, mi messo quella ragazza in casa, questa che tocca tutte le mie cose. Sì, questa è una grande idea, non appena sarà tornata dalla Francia, abbronzata come un branzino appena sfornato. Guarda. E così quella si siederà sulle mie poltrone, respirerà il profumo dei miei fiori, mangerà nei miei piatti e dormirà nel mio letto. Beh, potrebbe anche mangiare nel letto, calpestare tutti i fiori, andare in bagno, la farà contro i muri, farà quello che vuole. Non dovrà sostare gli orfanelli, non fare ricadura, lasciali, li sta abbandonando. Metti giù quella cosa, fuori da questa casa. Lisa Ferrari esce immediatamente da questa casa. Va fuori d'Italia, fuori! Esci di qui! Traditrice! Fuori! Lisa Chinizelli! Ex Ferrari. Cosa fai? Ecco, Lisa, io preparo bagagli fino a vedere lui pronti, perché lui prende automobili. Che cosa succede? No, a quest'ora a volte ha le visioni. Lisa, tu guardami, che cos'è che hai? Non parto più, Volodia. Prego? Non parto più, Volodia. Cosa? Non parto più, Volodia. Beh, 3 ore che te lo dice, sei sordo, scusami. Perché? Ah, sta male. No, sta benissimo. Il momento della visione è un momento mistico, importante per lei. Ma Lisa, ma te, ma tu sei esperto da me a Parigi, ma io prenoto stanze ovunque, anche Union Suite a Ritz. Hai pagato in contanti? Io pago a carta di credito. Rimborsano, tranquillo. Ti ho detto che non parto più, Volodia. Sì, tu già detto. E anche tu non ripetere le stesse cose, che poi creiamo delle incomprensioni, no? Lisa, lui prepara questo viaggio 3 mesi. Di 10 minuti fa, tu d'accordo, no? Adesso tu spiega a me perché. Perché io non posso più. Io non potrei più, perché... L'amore è fatto di poesia, di fantasia, di sogni. È stato tutto distrutto, polverizzato, cancellato, è morto tutto. Tutto morto. E poi tu per me sei soltanto un... No, tiralo fuori, tiralo fuori, è importante che tu lo tiri fuori. Ti prego, tiralo fuori. Tu per me sei soltanto un coniglio con le bretelle. Coniglio con bretelle. Sì, è un archetipo, è l'immagine del padre assente che viene a galla nei momenti di difficoltà. Io noioso, io ridicolo. Ridicolo? Io non ho mai usato questa parola orrenda. Io comico, comica roba. Diciamo comicità involontaria, che poi è peggio se vogliamo dirla tutta. Beh, tu pensi come lui. Vabbè, certo, sì. Quale donna vuole partire per Parigi? No. Con coniglio, con bretelle. Mi dispiace tanto. Mi dispiace. Mi piace anche a me, ma facciamoci parte. Dammi il fazzoletto. Oh, Sauvage. Sì, è Dior. Chanel. Il nostro Dior. Scusate. Gli occhiali, Pizzigoni, quando li ritroverà vedrà il mondo circostante. No, solo occhiali, perché Lisa non vuole più parte con me. Va bene, brava signora Ferrari, complimenti! E basta, lei non mi deve rivolgere più una parola. E il ruolo da badante in questa casa se lo scorda! Badante? Sì, adesso glielo spiego dopo in stazione, quando la compro. No, lei si è qui con suo moglie e si preoccupi. Tanto lei va in stazione, no? Mi dà uno strappo? Volentieri. Lisa, perché tempo dirà se quella che tu hai preso è decisione migliore. È la decisione più ragionevole, solo il tempo lo dirà. Fai comunque buon viaggio, Volodia, divertiti. Buon viaggio, Volodia. Buon viaggio. Buon viaggio.
Bevi tutto alla goccia. La chimica è il futuro del matrimonio. Tu bevi, bevi. E ritorna al sereno. Arrivederci, Volodia. Buon viaggio. Vedo dei topolini. Ciberto, quando tu finalmente avrai scelto istituto psichiatrico, tu avvisami subito che io vieni. Mio nome è Volodia Piotr Nikolaevich Smirnov. Signorina, Coniglio con bretella. Spetta lei su Lamborghini, diavolo. Attenzione allo scalino. Lo so, io conosce. È stato un piacere averla con noi. Mi raccomando, prima del bosco faccia attenzione al ramo. Che... Sì, perché dicono ramo basso mi fracasso. Ma sta storia del coniglio che è bretella che è? Gliela regaliamo, è un libro di fiabe, sono dei conigli morti in un incidente. Facciamo un viaggio, mi sembra sarà una ricca vacanza. Non la si avvicini che morde a quest'ora. Stia attenta al ramo. Sta attenta, quella sta attenta, non hai ancora capito, allora quella sta attenta, sta molto attenta. Allora, visto che hai deciso di ripartire, forse è il caso che ti levi questo scafandro che hai e il fazzoletto, sembri Michael Jackson prima del suicidio. Gilberto, tu sei sicuro di non volere più il divorzio? Guarda, in qualsiasi modo andrai, io non tornerò mai più con Volodia Smirno. Adesso parliamo di cose. Volodia, mi sei parlato un nome anche che non ricordo in questo momento. Gilberto, ma io e te potremmo mai dimenticare. Ma perché dimenticare? Noi dobbiamo assolutamente celebrare, noi dobbiamo creare una festività apposta, santissimi Lisa e Gilberto, e in quell'occasione, diciamo, mangiare solo caviale e champagne in memoria della diciamo, crollo della Russia, della battaglia nostra. Gilberto, ma tu lo sai che io ti amo. Allora, tu hai deciso di riprendere questo vecchio clown che ha fatto quest'ultima grande capriola per recuperare l'amore della sua vita. Con un viaggio insieme. Cioè? Un viaggio? Sì, sì, tu hai già fatto le valigie, io basta che salga di corsa e faccio le mie, sì, possiamo partire per un nuovo... Ma non si può partire per un viaggio così improvvisamente? Hai rubato i biglietti del Volodia? Erano sulla sua poltrona, gli ho lasciato un biglietto di scuse e comunque un assegno. Noi due non sarà mai perfetto, ma saranno i due. Thank you.